Ed eccoci, eccoci, buonasera, buonasera a tutti. Siamo qua, tornati dopo tantissimo tempo, finalmente, su Star Wars Jedi Fallen Order. Non mi ricorderò assolutamente niente, ma, si imparerà assieme. Si imparerà di nuovo assieme tutto, anche perché non mi ricordo veramente dove eravamo, cosa dovevamo fare e tutto il resto. Eccolo. Facciamo prendere al gioco i suoi cazzo di Era secondi. parecchio tempo che non venivo qui. Come Non. saprai, i Jedi venivano su Illum per Ah, trovare non questa Accademia. cominciamo, eh? Non mi interessa. Ricordo. Non mi Il interessa. maestro Yoda ci guidava Ma stavo all'entrata, ma facendo una tutti eravamo furbi. presentazione. Va bene. Non che non ci fossi abituata, ma questo non lo rendeva meno Va impegnativo. bene. Fui addestrata Posso secondo i andare? protocolli. Posso Conto andare? tutto. Così Mi fai pensavo. andare? Forse è quella la lezione. Mi lasci? Non puoi sapere tutto, puoi solo sperare di saper Mi affrontare qualsiasi lasci? situazione. Oh. Ok. Stavo dicendo, siamo di nuovo qui. Non mi ricordo assolutamente niente. Non mi ricordo assolutamente nulla. Non so neanche dove dobbiamo andare. Non so un cazzo. Neanche i tasti mi ricordo. Ah, però mi ricordo là che c'era la semenza. La semenza me la ricordo. Allora andiamo. Adesso vedo se devo. Sì, vi alzo. Sistemo un attimo. Queste due cosucce le portiamo più in alto, ecco. Ok, che almeno non dà fastidio. Ah, non mi ricordo un cazzo. Ah, è vero che ho la spada tutta smerdata. Ecco, sì, ok, adesso mi ricordo. Avevamo finito la sequenza dove È il sostanzialmente. Tempio Jedi. Sì, È passato molto me ne tempo. sono accorto. Però sì, Avevamo mi finito. ricordo. Tutti i Jedi vengono qui da giovani. O La sequenza in cui ci ha meglio, fatto vivere sostanzialmente veniva l'ordine quando c'erano ancora. 66 e abbiamo distrutto la nostra spada laser e siamo sostanzialmente partiti verso il pianeta dove allenavano i Jedi, probabilmente dove ci daranno una nuova nave. Fa un freddo boia, sembra di stare a Pade no, a Paderno no, ma sembra di stare a veramente Pordenone. Con la neve in faccia, che non si vede niente, e non ho assolutamente idea di dove devo andare. Bellino però. E veramente neanche l'Everest è così difficile scalarlo comunque. Laggiù c'è un Oh, passaggio. finalmente posso Farò correre. attenzione al ghiaccio. Va bene, farò attenzione al ghiaccio. Qua non c'è niente. Qui si può salire? Beh. Bugiardi di merda perché non si può andare. Oh sì. Ma dov'è il passaggio? Mi hai mentito? Ah, questo, ok. Vai. Incastrati tutto in questo cazzo di pilastro di ghiaccio. Eccoci. Che cos'è? Cosa devo esaminare? Bugiardo, non c'è niente da esaminare. Come ci si aggrappa? Ok, con LT. Ok. Sto rimparando, scusate, ma sono parecchio spastico perché non ci gioco da veramente tanto. Questo me lo ricordo. Minchia, sequenza platform così, di bestia? Con le cose che cadono? No, eh. Fammi andare a vedere qua, che cosa c'è qua, che cosa c'è. Zona segreta? Robine magiche? Qua, di là si va di qua. Questo? Vai. Stanza della riunione, che cos'è? Ah no, ho sbagliato. La stanza della riunione è collocata all'ingresso delle caverne di cristallo, usata principalmente come un luogo di ritrovo. I maestri Jedi portavano qui gli allievi. Ah, quella che ci ha sostanzialmente detto prima Sire. Ah, aspetta, aspetta, aspetta. Era così? No? Ok, sì. Dove merda lo attacchiamo? Ah, qua. Andiamo.
Una volta beep, beep, beep. Un calore rassicurante. Un calore rassicurante, minchia. Finestra amplificatrice proprio, costruita da maestri Jedi che edificarono il tempio su Illum circa 1000 anni fa. Va bene, grazie mille. Invece butto. Qua? Destra o sinistra? Andiamo prima a destra. A sinistra, scusa, sono rimbambito. Di qua si muore malissimo. Questo che cos'è? Cristalli focalizzatori. Non si può distruggere? Serio? Cioè, quindi non serve a sostanzialmente un cazzo? Ok. Niente, allora andiamo per forza a destra e fanculo. Questo serve probabilmente. Il maestro Yoda sciolse quella porta per farci passare. Non con la forza, con quel cristallo. Mi passò la luce e ne trasmise il calore. Possiamo farlo anche noi. Ok, solo dici te. Dammi questo. Non lo riesco ad attaccare? Ah, lo metto qua. E ora? Non succede assolutamente niente. Questo... Allora, no, aspetta. Lascialo. Vieni qua. Togliamo il cristallone. E prendiamo questo coso. Ok, vediamo cosa c'è qua dietro. Ah no, non c'è un cazzo, proprio non... è solamente la luce. Quindi dobbiamo... Ho sbagliato. Far... Oh! Minchia, fortissimi, eh! Guardalo! Guarda come sciogliamo! Tiè, guarda che roba! Ok. Va bene. Tra l'altro possiamo anche andare giù, ma non so se voglio fare. Ah, ok, una shortcut quindi. Vabbè, allora mi butto. Invece butto, dai. Chi è? Qualcosa di interessante? Stato di un maestro Jedi. Vediamo. Qua non c'è assolutamente niente. Qui cosa c'è? Dispositivo Jedi. Probabilmente ci devo ficcare qualcosa. Ok, devo sciogliere questo immenso masso di ghiaccio. Vediamo. Come... Beh, se faccio così... Non è... Oh. Beh. Non riesco ovviamente a scioglierlo, giusto? Ovviamente no, perché deve essere dall'altro lato. Oh no. Non lo so. A meno che io non debba farlo oscillare in un modo... Che cazzo? In un modo particolare. Facendolo legare a questo. Mamma, vieni qua. Ok. Non ne ho assolutamente idea. Sarò sincero. Ma scusami, questo cristallo di merda, non posso usarlo. Cioè, mi hai fatto solo sostanzialmente aprire una shortcut, ma inutilmente, cioè, non mi serve a niente. Devo aprire il portone.
per aprire il portone, però non posso collegarci il cristallone. Fammi vedere. A meno che posso bloccare, aspetta, posso bloccare il cristallo in qualche modo. Ok, sì. Quindi posso effettivamente bloccare il cristallo. E allora no. Proviamo a prendere questo. Ho sbagliato. Lo mettiamo. Sì, ti prego, aiutami. Il cristallo amplifica il calore della luce esterna. Dobbiamo metterlo nella giusta posizione e aprire la finestra opposta alla cascata. Ma dai! Ma veramente? Ma cazzo, non c'ero proprio arrivato, eh. Incredibile. Almeno, se faccio così? No? Ma neanche, veramente? Neanche se faccio questo movimento incredibile? No. Ma non mi risolve niente questa cosa. Ok. Ma non mi risolve assolutamente niente. Ma impossibile. Ma non posso. Minchia, ma ragazzi, ma 5 minuti sto già in difficoltà. Ma come cazzo è? È incredibile. Ma tra l'altro, cioè, questo a cosa mi serve? Scusami. Ad un cazzo di niente, perché cioè, non mi posso arrampicare, quindi è inutile completamente. Ma deve esserci qualcos'altro, perché non capisco. Deve esserci assolutamente qualcos'altro. Sono veramente stupido e non riesco. Com'è possibile tutto questo? E questo lo devo tenere qua, perché deve stare aperto. E devo giocare sostanzialmente con questo qua. Devo giocarci e fare roba. Ma non funziona, perché ho già fatto tutto quello che potevo fare. E non funziona neanche muoverlo, a meno che io non lo prendo da qua. Vediamo. No? Davvero? Veramente? Forse da qua? No, 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 che cazzo fai? Che cazzo fai? Vediamo? No, perché non ci arriva. No. Ma ragazzi, è impossibile. Ma è impossibile. Ma non è vera questa cosa. Come si fa? Ma è completamente uno scam. Ok. Ok. Devo capire. Devo capire. Il cristallo amplifica il calore della luce esterna. Ma l'ho capito. Nella giusta posizione e aprire la finestra opposta alla cascata. Sì, ma non è un aiuto questo. Cioè, BD, con tutto l'amore del mondo, ma non mi sembra un aiuto. È una bugia questa, una bugia bella e buona.
perché non lo posso neanche portare chissà quanto indietro, quindi è una stronzata. Anzi, sono veramente... Si spastica, non lo so. Non comprendo. Devo farlo oscillare, ma non riesco a farlo oscillare. Quindi è tutto un casino. No, non è così. Io devo assolutamente capire questa cosa. Cioè, perché mi fai aprire quella porta se dopo non mi fai utilizzare niente? Proviamo a tornare indietro. Proviamoci. Perché qui c'è questo. Allora lo vedi? Avevo ragione. Però questo non si attacca da nessuna parte, no? Ma allora avevo ragione. E dove l'attacco questo? Scusami, eh. Ma non c'è nessun attacco? Sono fottuto? Mi stai dicendo questo? A meno che... No, dai. Ti prego. Se io faccio così e poi faccio così... Non posso rallentarlo. Ok. È impossibile che non ci sia un attacco qua, scusami. Come faccio io? Cioè, posso provare a fare... In realtà posso provare a fare così. Vediamo, allora. Questo. Lo tiro. Deve stare qua. Questo è il fatto. Quindi, noi lo possiamo mettere qua. Ovviamente non c'è modo di risalire se non farmi tutto il giro di Peppe. Ma qua veramente non c'è niente, cioè non serve a nulla questa cosa. Poi devo tornare di là. Ma non posso farlo se non ho la cazzo di... Posso. Ma sto buggando tutto? No, dai. Niente, non posso, quindi è più problematico di quel che pensassi. Ho capito come devo fare, ma non so farlo. Un classico. Un gran classicone. Ok. Allora, riprendiamo questo. Sì, però capisci che c'è qualche sbaglio grossissimo di fondo, perché io non posso tenere questo aperto, ma neanche usando il rallentamento, cioè non lo posso rallentare. Posso prendere quello? No, questo? Questo lo posso prendere. Ok. Ma non posso rallentare neanche quello, immagino.
Ma il fatto che non si può, che non si possa rallentare è una merda comunque. Non mi permette di fare assolutamente niente. Grazie, posso... Incredibilmente stupido io. O non lo so. Non ne ho assolutamente idea. Non ne ho assolutamente idea. Questo penso che possiamo metterlo sostanzialmente qua. Il grosso problema è che io non posso salire e lanciarmi. Io non posso salire e lanciarmi. Ma in realtà non funziona neanche così. È una stronzata. È una grande stronzata. Ma perché è tutto sbagliato? Ma... Proviamo, va. Cioè, è una corsa contro il tempo impossibile in realtà. È veramente impossibile. Perché ora che io apro questo, mi butto e prendo la corda, non ce la farò mai. Ma è impossibile questa cosa, ma scusatemi. Senti, vaffanculo, io provo così, basta. Provo così, ma non posso tornare di là. Ma è sempre quello il fatto. Sì, ma deve esserci un modo per tornare di là, se non con questa cazzo di fune, scusami, eh. Allora, sai cosa? No, 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 ho capito. Sono stupido, ragazzi, sono stupido, scusatemi. Sono veramente un coglione. Ho capito. Ho capito tutto. Ho capito tutto. Vieni qua. Vieni qua. Ecco. Ho capito tutto. Ci è voluto tantissimo. Ci è voluto veramente tantissimo. Probabilmente non... La gente normale l'avrebbe finito in un secondo, ma... Io ho dei problemi palesi, quindi... Ma non ha risolto niente. No, ti prego, dai. Ti scongiuro, no. Oh no. Oh no. Oh no. Ok. Ok, ho capito. Aspetta, aspetta. Rilanciamolo di là, ecco. Mi fa piacere che Maria Teresa sia carica. Io nel frattempo sono fermo, immobile su questo enigma in 5 minuti. Oh, dopo 29 minuti di live sono riuscito a fare questo enigma. Ho veramente dei fortissimi problemi, ma ci sta. Finalmente possiamo andare avanti. Eccoci. Grazie. Era veramente una stronzata in realtà, però ho dei problemi. Ok, non possiamo fare un cazzo in realtà, quindi riposiamo e basta. Andiamo, vediamo un po', finalmente. Una mezz'ora veramente buttata nel cesso, incredibile. Allora, non mi ricordo neanche come si... Ok, sì, si fa così. Non mi ricordavo come si notasse. Una cesta? Sì, de. Non me l'apre? Oh. Apre. Cos'è?
Una nuova skin per BD. Va bene. Vabbè, un geyserone. Ci sta, ci sta. Immaginavamo comunque. Eccoci. Arrampica. Vai. Vediamo un po'. Da quelle spaccature sott'acqua esce calore, invece qua su si congela. Ma pensa un po'. Cristallo Kyber. Mi sta chiamando. Siamo vicini. Che mi sta chiamando? Non è il Jedi che sceglie il cristallo Kyber. È incredibile. È il contrario. Sì, un po' come te. Oh, oh. No, eh. Famo scherzi che qua crolla tutto. Chi vuoi? Che cosa c'è? Deve scannerizzare la parete. Cosa c'è? Geodi. Va bene. Oh. No. Una piccola scossa. Niente di che. Non è una piccola scossa, Cal. Non lo è. Io lo so come andrà a finire qua, che crolla tutto. Ed è la fine. È veramente la fine. Gardaland. Attenzione. Oh. Oh yes. Via. No, eccola, ecco. Qua è più forte. Finisce male. Io ne sono veramente convintissimo. Qua finisce male. Qua, prima riposiamoci. Ma tra l'altro qua sotto posso scendere io? Cioè è una cosa che posso fare. Fammi vedere. Dopo tanto posso risalire, giusto? Vediamo, esploriamo. Magari troviamo qualcosa di interessante. Non posso risalire. Ma allora è completamente inutile questa cosa. E come minchia la prendo quella cosa? Ma non posso. Devo fare un qualcosa di incredibile. Non ne sono capace. Allora niente, niente. Che cos'è? Mi sento come se fossi circondato da fantasmi. No, non sto bene. È difficile stare qui. No. Grazie. Sono loro. Come ci hanno trovati qui? E muori. Oh, oh. Come faccio? Non ho un cazzo. Devo per forza fare così? Mortacci tua. Ma non mi ricordavo scoppiasse. Quindi è pure pericoloso perché ci sono anche i nemici. Oh cazzo. No. Devo fare così. Sostanzialmente devo nascondermi aspettando di avere la forza e poi posso picchiarli. Eccomi. Oh, oh, oh! Ma che vuoi? Sir, abbiamo un problema. Ci sono droidi sonda nelle caverne. Vai. Non possono averci attaccato un tracciatore. Ma avrei detto lo stesso del sabotaggio del tuo comunicatore. Grise e io perlustriamo la Mantis. Grazie. Tornerò. Bravi, bravi. Perlustra, perlustra. Sei vulnerabile lì fuori. Non correre rischi non necessari. Qua che cosa c'è? Oh, cazzo! Ok. Un passaggio per... per questo. È nuovo. Vediamo. Penso di sì. Eccolo. Sì, ok. Lo vedo brillare. Io ho tanto il timore che me lo mettano veramente fortissimo in quel posto appena andiamo là. Però vabbè. Qua vediamo se possiamo trovare qualcosa di interessante. Una cesta che non fa mai male.
Sono sicuro che ci sarà una boss fight nel breve. Quindi sicuro ci fanno prendere la spada. E dopo ce la prendiamo sostanzialmente in quel posto, perché dovremo combattere. Sono veramente convinto. Dobbiamo per forza andare qua? Sì, sì. E allora andiamo. Vai. Non c'è niente. Vediamo se c'è una cesta da qualche parte. No, allora saliamo. Ci siamo. Questa parte. Ci siamo. Me lo sento. Tra poco saremo fuori. Vediamo. Vediamo che cosa ci riserva questo cristallone. Parkour, attenzione. Attenzione. Eccola là. Vedi, non avvicinarti. Io lo sapevo. Ah, minchia, mi sto congelando. Porca troia. È la fine. Merda, sali. Merda, oh, no? Che sta succede? No, ti prego, dai. Ti prego. È scriptato, deve esserlo. Ok, sì. Non so quanto fidarmi di me stesso da giovane, comunque. Però, se lo dice lui... Ci stiamo veramente cagando addosso dal freddo, quindi. Non mi fiderei così tanto di me stesso da piccolo fantasma, comunque. Non lo so. Forse è uno sbaglio, Cal. Forse è uno sbaglio, eh? Ma quello lì... Cioè, sarebbe il cristallo che va inserito nella spada... Immagino di sì. No, niente, moriamo direttamente. C'è il controller che sta impazzendo nel frattempo. Perché continua a tremare. Eccolo. Ok. Ma come? Ma tutta questa cosa per un cristallo che si spacca a metà? No, ti prego. Ti prego, no. Ti prego. Lo dico io, no. Lo dico io. Ma poi basta tremare. Cosa continua a tremare il controller? Manco ci fosse un terremoto. Che cazzo? È tutto finito. Ma non c'entri tu, vabbè, ma... Cioè, ho fallito, si è rotto da solo. Non è la fine, amico mio. Oddio. Cordova? Proprio lui? Sto bene, amico. Ma basta tremare, ma cosa sta tremando a fare? È giunta l'ora. Forse impazzito completamente. È la prima volta che mi vedi. Riesco a cioè, lo lascio sulla scrivania. Niente, è impazzito completamente. No. Il fallimento non è la fine. È una tappa fondamentale del cammino. Ok. La speranza sopravvivrà sempre in coloro che continuano a combattere. Come te, BD1. Bellino, BD1, bellino. So che lungo la strada incontrerai qualcuno coraggioso e tenace almeno quanto te. E tu lo aiuterai, come hai aiutato me.
ma la tua memoria andrà completamente perduta. Ma come? Però se l'hai ricordato. Sei sicuro di volerlo? Cioè, alla fine se l'hai ricordato, perché se hai il file magico. Cos'è, oh? Avviare criptaggio totale memoria. Solo attraverso un legame profondo i tuoi ricordi verranno ripristinati. Ah, ok, ecco. Ecco perché allora. Un cliché un po' bruttino, però ci sta, ci sta. Ho fiducia in te. Come sempre, del resto. E sono più che certo che mi rimpiazzerai con la persona giusta. Anche, ma che tristezza, però. Ma è tristissimo, ragazzi, ma che... Vecchio mio. Che dolore al petto, però. Povero BD1. Li hai rischiati per me. Ma poverino. È il vero protagonista di questo gioco, BD1. Sì, io mi fido di te, amico. Se me lo riesce a riparare io esco malato. Sì, hai ragione. È veramente una cazzata. C'è ancora una possibilità. Chi è? Cos'è? C'è sempre una possibilità. Avanti. Let's go. Ma per favore, la smette di... Veramente. Ma... Oh. Completamente fottuto di cervello. Madonna, ho le mani che non le sento più. Perché sta tremando da mezz'ora. Ho dovuto togliere e rimettere. Madonna. Ok. Oh! Ma che cazzo di figata! Ma ragazzi, è bellissima sta cosa. Guarda! Quindi qui... Ok, ok, fermi tutti. Qui scegliamo la nostra cazzo di... il nostro colore. Viola alla Maestro Wondo non è male, comunque. Questo non è male. Però arancione. È fighissima questa cosa, ti fa scegliere il colore della tua spada. Fighissimo. Veramente bella questa cosa. Cioè, ma veramente, quindi riesce a ripararlo? Ma è un mago lui, cosa? Come fa? Ma poi tutta distrutta la spada, uno schifo totale, tutta mozzicata, orribile. Funzionerà? Vediamo. Oh. Vediamo. Dai. Dai. Facci vedere. Facci vedere. Bellissimo. Bellissimo. Adesso sono curioso però se avessimo scelto altri colori. La spada divisa. No, ragazzi, ma che cazzo stiamo parlando? Guarda che bello. Possiamo solamente, cioè proprio, Ah, le possiamo anche lanciare. Ma possiamo no, possiamo cambiare. Beh, certo. Le abbiamo tutti. Cazzo. Fighissimo. Fa cagare questo emettitore comunque, veramente orribile. Dai, vabbè, è l'unico decente. Purtroppo abbiamo veramente merda su merda.
Dai, facciamolo così, determinazione, determinazione. Questo cos'è? Dai, lo facciamo tutto uguale. E lo facciamo così. Ragazzi, devo togliere veramente la cazzo di cose perché è incredibile. Cioè, per l'amor di Dio. Ti prego, dimmi che si può togliere il... Ti scongiuro, ti scongiuro. Ti prego, toglimi il... Come si toglie? Non c'è. Vibrazione, no? Luminosità? Sfocato. Ti prego, no, dai, ti prego. Deve esserci, non può, non può non esserci l'impostazione di togliere. Niente, tutto rotto, vabbè. La smette, ma che cazzo vibrerà a fare, tra l'altro? Io non capisco. Non c'è assolutamente niente. E non capisco come si faccia a togliere. Ah, eccolo! Oh, vaffanculo! Ecco qua. Uno steam, BD? BD, hai qualcosa per Ok, aiutarmi? facciamo così, che almeno tanto ci rimettiamo adesso e riposiamo. Ok, abbiamo di nuovo la nostra bellissima spada. Non mi ricordo niente, perché non mi ricordo veramente nulla. Tipo. Se volevamo la spada singola è così, ok. Fammi vedere le abilità come le si facevano. Vabbè, il rallentamento no. Dov'è? Il lancio della spada. Ma non ce l'abbiamo noi, lo sappiamo fare e basta? Va bene, mi accontento di saperlo fare allora. Ok. Bisogna stargli Oh. addosso. E Ho finito con questo. Non ce la pagherai cara. Oh. Madonna! È fighissimo, è veramente figo. Non riesco più a parare, scusate. In fretta, finiamola! Oh, brutto colpo per il morale! Veloci, Oh. prenditelo! Yes. Pagherai per questo! Bellissimo. Lanciami uno steam, amico. Il combattimento è sempre figo, c'è da BD, dirlo. pensaci tu. Ma possiamo andare? Vediamo. Sei inarrestabile. No. Siamo inarrestabili, minchia, incredibile. Ma possiamo, ci possiamo buttare? No. Andiamo. Avvicinati e identificati. Ti ho Aiuto! preso. Che cazzo però. Bersaglio in fuga. Integrità compromessa. Oh. Inizio dell'immersione. Prendiamo pure lui. Prendiamolo, prendiamolo, prendiamolo. Voglio il mio esercito. Allora. Pesto il nemico, tra l'altro, proprio incazzati. Demolizione iniziata. Ma cosa menate me? Cosa menate? Richiedo manutenzione. Senti, ammazziamoli, sono veramente troppo. Ma non menate me!
Oh merda. Allora. E la facciamo finita così, va? Cos'è? Operazione minare, sì. Ok. È incredibile vedere questi cristalli dopo quello che abbiamo passato. Mi servono già degli stili. Hanno occupato Illum. Stai bene? Let's go. No, mi hanno visto. E non è tutto. Cosa non è tutto? Ma no, non ha detto che cos'è. Vabbè, non lo sapremo mai. Estraggono i cristalli che... Ah, ok, ecco. Capitano, pronto al decollo. Fammi vedere che qua cosa troviamo. Scusatemi. Volevo vedere qua. No, allora passo prima da qua. Pensavo fosse la strada principale, ma a quanto pare è l'altra la strada principale, quindi andiamo qua sopra e vediamo cosa c'è. Una cesta, sempre bella. Entra qui, amico. Non ho mai dubitato di te. Nuovo materiale per la spada laser. Non è possibile. E invece è possibile. Cos'è? Trovato qualcosa, amico? Macchinario imperiale, vabbè. Jedi avvistato. Merda! No. Parto all'inseguimento. No, non partire. Stai tranquillo. Oddio, mi sa che deve partire invece. Mortacci. Eh sì. Ciao. Beh, che fai adesso? Ma sono tantissime, siamo impazziti completamente. L'avversario fugge dal conflitto. Insufficienza ai sistemi. No, però. Ancora resisti? È poco tardi. Il nemico evita gli attacchi. Umano improduttivo. Dai. Adesso fai attaccare tu, dai. Su. Oh, ma non mi ha preso mai, ragazzi, ma veramente stiamo facendo questi discorsi. Vabbè, io faccio schifo, però. Danno riportato. Esaminata posizione dei nemici. Oh. Let's go. È l'ultimo, lo pestiamo così. Incredibile. Prendiamolo anche se non ci interessa. Allora, dato che non mi va, andiamo qui, riposiamo. In realtà questo è un bel posto dove farmare, però non lo faremo perché non ci piace. E andiamo. Ti vedo. Madonna, bellissimo. Adesso sei morto. Fighissimo. Guardate, sopra di noi. Ah, non rompere i coglioni. Colpitelo, maledizione. Oh, c'è quello col bazooka? Sparami, dai. Sparami. Ma porca troia, ma mi sono mi sono beccato un cazzo di bazooka addosso. Ma ragazzi, ma non è vero. Ma non si capisce la distanza. Adesso.
Allora sono veramente ritardato. Adesso stiamo qui finché non riesco, te lo dico, stiamo qui finché non riesco. No, non niente, non si può. Cosa vuole? Mi basta un colpo ben piazzato. Oh. Ma non c'è qualcosa che non va. Stai fermo. Ma hai rotto i coglioni, ma veramente tu, eh? Basta. Ma non me lo fa buttare via. Ma allora si incula, cioè nel senso. Fino a un certo punto ti sto dietro, poi passa qua, amico. Non muori. Non puoi sfuggirci. Non lo so, Guardate, ha paura. Oh. Muoviti. Ehi. Feritelo. Non riesco a colpirlo. Oh. Ehi, l'ha centrato. Troppo vicino. Oh. Seguitelo. Spendiamolo! Non riesco a colpirlo! Pezzo di merda! Ti fermerò! Possiamo ancora prenderlo! Passa qua, amico! Indebolitelo! Sono stato colpito! Ah sì? Parami questo, bastardo. Mi sono veramente concentrato un sacco, ragazzi. Madonna. Non stavo parlando per tipo 30 secondi perché stavo veramente per morire malissimo. Il nemico è in fuga. Eh no. Sono fatto per la lotta. Ma che cazzo vuoi? Tu e la lotta. Ma la smettiamo? Ma basta! Non puoi competere. Ma tu veramente, guarda, sei incredibile. Non ho forza. Porca troia, ma guarda che assurdo. Cioè, mi sta spaccando il culo solamente lui e non muore da mezz'ora. E vaffanculo. Ma è incredibile, ragazzi. Per ora sì, ma la tempesta passerà presto. Resteremo senza copertura. Mezz'ora di questo bastardo che mi spara. Ho un'altra idea. Andiamo. Ho sbagliato. Andiamo. Sarà un bel casino adesso perché ci saranno veramente pienone di gente, quindi sarà un po' un bordello. Più che altro devo riposarmi, devo trovare un luogo dove sedermi, perché se no muoio. Oh, eccolo. Ci sono assaltatori ovunque. Eccolo qui. Allora, abbiamo punti? Sì. Ma presumo che con un punto non ci facciamo veramente niente. Esatto. Ci serve. Ah no, questo l'ho sbloccato. Ok, no. Ci serve. Lancia spada, doppia lama. Questo è figo. Questo è molto figo. Ah, aspetta, possiamo sbloccare questo. Che cos'è? Attrazione, cala, attira, trattiene. No, non ce ne frega niente. Una spinta potente. Attrazione potente. Probabilmente questo. Sì, probabilmente faremo questo qua. O il lancio della spada doppia, che è un po' più figo. Fa che te lo ricordi.
Minchia, nel posto preferito. Porca troia. Ma questi sono impazziti completamente, allora. Continua a spusciare via. Ma basta. Bersaglio colpito. Hai poche probabilità di sopravvivere. Ma porca troia, però, ragazzi. Incapace. Prendiamolo. Non sono riuscito a fermarlo. Qua su, forza. Non scapperai. Dai. In arrivo. Devo indietreggiare. Si è mosso. E basta, per Dio. Muori, dai. Grazie. Amico, aiuto! Andiamo. Sono tosti, ma più che altro, cioè, perché non sono abituato. Tu li hai uccisi tutti. Oh. Adesso dovrò arrangiarmi. Yes, dovrò arrangiarmi, certo. Hanno riparato tutto e chiamato rinforzi. Ogni Star Destroyer nel settore è diretto qui. Minchia, cioè, vogliono veramente farmi il culo. No, non siamo arrivati qui per farci catturare. Ci va siamo. Bene. Sì, abbiamo visite. Merda. La Mantis. Cosa? Con l'impero che ti insegue? Sei fuori, Cal? Fidatevi. Merda. Va bene, chiederemo la nave. Certo, le granate del cazzo. Ehi. No, eh. Ah, non mi freghi a me. Adesso uscirà il tizio. Minchia. No, 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 no. Ma tu che cosa vuoi? Merda, non avevo visto le bombe. E qua vieni. No. No, 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 no. Via, 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 via. Ok. Adesso uscirà il tizio. Eccoti qua. Andiamo. Si fa veramente tosta. Porca puttana. Non essendo più abituato, che da tanto che non lo gioco, sto veramente in difficoltà. Eccoci, eccoci, eccoci la Mantis. Quanto ci fate? Quanto ci fate che adesso c'è sopra Trissa, come cazzo si chiama? Ah no, pensavo ci fossero tutti qui. Non sarei qui senza di voi. Ma non avete fatto niente. Con sopravvissuti del consiglio. Ma non avete fatto nulla, cosa li ringrazio? Ma si boh, vabbè. Un Jedi fallito e un padre. Un Jedi fallito, beh. Un branco di falliti. Un branco di Vivi è l'unico affidabile. Ok. Vedi, è l'unico. Ah, è bellissima questa cosa, bellissima. Stupendo. Anche quando sembra impossibile. Fallire fa parte del... No, è incredibile. Ora, proprio la parola, cazzo, un branco di fallite. Parleremo dopo. E dove dobbiamo andare? Minchia, bellissimo. Non c'era un'enorme nave schiantata su Zeffo? Pensi ci sia un bel bottino? Un branco di falliti. È incredibile questa cosa. No, non andiamo a Zeffo. Facciamo la missione principale. Allora si torniamo torna a Datomir. Proprio perché su Datomir, scusami. Datomir, cosa dobbiamo tornare a fare? Momento. Sì. Ora puoi affrontare il passato. Ah, per ritornare. Madonna. Non so se sarò mai pronta.
Sai cosa devi fare per stare meglio e io ne sono molto orgogliosa. Ho il mio cammino. Ci sono se hai bisogno. Sì, ci sono. Bellissimo, ragazzi, un branco di fallite. L'ha proprio detto, è la cosa che mi piace di più, cazzo, perché ha ragione. L'unico bello, è proprio come ho detto io, è BD. È veramente lui. Vieni qui, ragazzo, stiamo per atterrare. Spero di non dovermi rifare tutta la strada enorme di Datomir per arrivare lì nel cazzo di mausoleo di merda. Ma probabilmente sì, giusto? Ovvio che sì. Ah, ma ci sono... c'è l'impero. Merda. Potrebbe essere un problema. Andrà tutto bene. Oh no. Che cos'è quella cosa? No, dai, però non mi va. Dai, tutta la strada, tutti i cazzi mi devo rifare. Ma siamo pazzi. Dai, ma che coglioni, però. Porco. Ma non mi ricordo neanche la strada. Mi ricordo un cazzo. Aspetta. Ma che coglioni però, eh. Devo rifarmi tutta la strada. Madonna. Ammazzatino. Allora, questo calo di frame incredibile. Ma tutto questo. Ma salutato. E basta. Va bene. Serve aiuto, amico. Minchia, ma rompono veramente il cazzo comunque. Grazie. Meglio di prima. Ridendo e scherzando, veramente. Oh. Due rompicazzi. Ma questi? Tutti questi qua? Bello la telecamera, grazie. Anzi, ma sbaglio o è diventato nettamente più difficile del normale? Cioè, veramente mi stanno facendo il culo, non capisco. Cioè, sono nettamente più forti questi tizi, ma com'è possibile? Non, ho paura, ho paurissima. Questi mi spaccano il culo. C'è da dire che ci sono solamente questi due, però. Insomma. I cali di frame non li capisco, veramente. Sta veramente avendo un sacco di cali di frame. Ma era la zona. Anche l'ultima volta questa particolare zona era un po' così così. Ma siamo già arrivati. Ma quello? Che cazzo è? Mettiamoci al lavoro. Ma che cazzo sei? Sì, sì. Cosa stai? Puoi fare di meglio. Ma siamo impazziti tutti? Sei mio adesso. Paura. Oh, un pochino, sì, un pochino sì. Oh, bomb il folle. Mio. Seriamente si chiama così? Merda!
troppo per te. E andiamo. Il maestro sconfitto. Trovato niente, BD? Ma io voglio saperne di più di questo maestro. Molto anche perché bene. Non c'è mai stato qua. Eccolo. Ah, comandante dell'Xanion Axion. Alterna di frequente colpi di blaster. Il comando sono muscoli. Vabbè, ma sì, ma sostanzialmente che cazzo ci stava a fare qua, scusami. Devi aiutarmi. Per curiosità, Ah, fortunatamente siamo già arrivati, il che è buono perché non dobbiamo rifarci 60 km. Riposiamoci. Mamma mia, il frame rate, ragazzi. Comunque questo gioco vedo che, a prescindere dal tempo che passa, i suoi problemi di ottimizzazione li mantiene. C'è proprio da dirlo. Dai, facciamo questo, dai, impariamolo. E lo proviamo subito, subito. Proviamolo. Figo, fighissimo, veramente figo. Andiamo. Vediamo un po' il nostro passato di nuovo. Eccolo il nostro maestro. Maestro. Hai commesso un errore a tornare qui disarmato. Ma non è vero, la spada. Non lo sono. Pensi che basti una spada laser a fare di te un Jedi? No. Affrontarti. No, ma ricordi che mi hanno perseguitato. Dobbiamo veramente affrontarlo? Non scapperò più da loro. Ok. Allora vediamo a quale genere di morte ti porterà il tuo coraggio. Boss fight. Let's go. Ridicolo. Ma come? Debole. Aiuto. Ma è il potere la risposta? No. Uccidimi. Aha. Maestro, non dimenticherò mai. La perdita è diventata parte di me. Fighissima questa cosa, anche il fatto che il vero senso è non combattere. Bello. Bello. Adesso me la ficca in pancia comunque, ti immagini? Ma sarebbe bellissimo. Ricorda, la tenacia rivela il cammino. Ok. E andiamo. Siamo riusciti. Magari anche senza calo di frame rate. Si sta ritirando. Fratelli, aiuto. Ehi. Andiamo, qualcuno lo colpisca. Mamma mia, che palle che siete. Oh. Ma quanta resistenza ha questo povero Cristo. Ma muori, ma che cazzo sei? Ma è incredibile. Oh. Oh. Va bene, sparami, dai. Beh. Dobbiamo andare qua? Sì. Però, vabbè, ormai andiamo. Volevo vedere anche dietro, però fa niente. Esploreremo, penso, dopo, comunque. A parte che volendo... Immagino... Ah no, cutscene, subito così. Hai scelto di tornare. Dove stai? Dove stai? Oh. Ma non saggio. Ma se non ho fatto niente, io sono buono. Merrin, giusto? Dai che ci facciamo sono mica cancello. La figa. Dai, dai, quello dai. Quello che ti hanno detto sui Jedi non era vero. Lo dici tu, Cal. Ma è bellissimo Malikos comunque. Malikos ha detto altre cose. Taron Malikos potrà essere stato parte del ordine, ma adesso non so di quale sia. So solo che avere una spada laser non fa di te un Jedi. Grandissimo. E allora cosa lo fa? Siamo guardiani della pace. Siamo stati traditi da chi proteggevamo.
perseguitati dall'impero. Bello. Potrei essere uno degli ultimi della mia stirpe. Comunque queste ultime sezioni sono veramente le più belle del gioco. La trama è veramente molto più figa. Ero bambina quando attaccarono. Un guerriero corazzato, brandendo questa, fece a pezzi la mia gente. Si abbatté su di noi. Ma lei è un personaggio molto bello. E io sono rimasta sola. È veramente bello come personaggio lei. Cadaveri. Poi è arrivato Malikos. Ma te la stai dando sui piedi? Se avessi condiviso i miei segreti con lui. So che cosa vuol dire perdere tutto. E Malikos ha sbagliato a usarlo contro di te. Non dobbiamo essere nemici. Quindi è la nostra nuova friend. Ecco che riparte. Ti tengo d'occhio. Andiamocene da qui. Ma fammi capire, scusa. Sei lì? Puoi tornare indietro? No, ci sono vite in pericolo. Oh. Quali vite? Ok. Innocenti. Bambini. Quindi boss fight. Che verranno inseguiti e uccisi. Ci siamo. Fammi vedere questa. Scusami, di qua dove. Cioè, è una zona. Ah, salvataggio. No? Ecco. Magico. Ecco della forza. È terribile quello che c'è stato qui. Un massacro. Ok. Sterminio di una razza. Credo. Ah, innanzitutto. Cioè, vogliamo fermarci un attimo a guardare questa scena? Quanto cazzo è bella. Quanto è bella questa arena. Lui da solo in quel cerchio, tutto distrutto. È veramente, veramente bello, ragazzi. Veramente scopri bello. Scopri sempre cose interessanti. Ma non dirmelo con questo amico tono di voce felice. Non sono mai stato uno che rifiuta la ricerca. Ci siamo. Della conoscenza. A noi due. Eccoci. È veramente bello, Cal Kestis. Mi sa che lui è veramente forte. Allora, incominciamo? Perché quelle rovine ti interessano tanto da rischiare la vita? Potrei chiederti la stessa cosa. C'è un potere che va oltre la comprensione dei Jedi. Un potere che io controllo. Certo. Potrei condividerlo con te. Non capisci? Non ho interesse nel potere. Voglio rifondare l'ordine. Vuoi rifondare l'ordine Jedi? Oh, povero. Malikos, sei un vecchio barbone schifoso. I Jedi erano finiti prima dell'epurazione. Soffocati dalla tradizione. Assordati dalle glorie passate. Accecati da una guerra infinita. Forse. Ma non è mai finita, Malikos. Tra l'altro non capisco cosa significhi la sua cicatrice sul petto. Non c'è futuro per loro. Come fai a non capirlo? Serve qualcosa di nuovo. Tu ed io insieme. Ma smettila. Possiamo creare qualcosa di diverso. Qualcosa di meglio. No. Bravo, Cal. Allora Dathomir sarà la tua tomba. Pure la tua. 3-2-1, boss fight. Wow, via. Non passo più avanti. Ehi. Riprovaci. Oh, sei proprio veloce. Dai, ven a ca, pezzo di cazzo. Ehi. Ma mi fai paura, Oh, mortacci tua. Ah. Parando non ti salverai. Bastardo. E muori. Vieni, dai. A noi due. Scappando non ti salverai. Fai a segno o morirai. Bastardo. Mi lanci le spalle. Ah no. Indietro, Jedi.
che non mi fai paura, eh. Boh, boh, boh. Madonna. T'ammazzo. Oh. Come Jedi non vali niente. Ma stai zitto. Fuggire ad accodarti. Bastardo. Lanciane uno, BD. Ma che cazzo vuole? Vabbè, capito. Avanti. Uccidimi se ci riesci. Un attimo, dammi del tempo. Fa veramente male. Ok. Ma siamo cretini tutti? Ma mo pure qui. Oh, oh, che cazzo fa? Vabbè, però. Scappando non ti salverai. Colpiscimi. Ma è fortissimo. Riprovaci. Niente, ragazzi, è veramente forte. Ma che cazzo, ma continua ad attaccarmi? È forte. Che bisogna dire? È forte. È molto forte. Vabbè, ci può stare in realtà. È fattibile, solo che il fatto è che la nostra schivata è ovviamente più lenta dei suoi attacchi. E quindi è un po' più complesso. Sì, ma scusami, cioè, se noi abbiamo appena fatto pace con la signora della notte del cazzo, non ti frega. Ma perché ci picchiano ancora? Abbiamo appena fatto pace. Devo sconfiggerlo. Ma smettila. Non vincerai, Jedi. Dai. Ok. Fammi vedere qua sopra cosa c'è, che prima non ci siamo andati. Vediamo. Ok. Cosa ci dà? Non dovremmo essere qui. Assolutamente niente. Ah, però possiamo andare di qua. Non aver paura. Abbiamo un accordo. Mi hai promesso di insegnarmi la tua magia. E qua? Cosa ci dà? Mie sorelle cadute. Ah, in realtà è solamente, cioè, non ci danno niente. Vendetta, ma solo se gli insegnerò la mia magia. Perdonatemi. Devo allearmi con Malikos. Grande errore, signora della notte. Grande errore. O sorella, come cazzo ti chiami, insomma. Eccolo là. È veramente tosto comunque, perché non possiamo neanche prendere i punti che avevamo. Insomma, è tosto, è tosto. Si può fare, però. Secondo me si può fare. Avanti! Scappando non ti salverai. Bastardo. Ci vuole ben altro per uccidermi. Non riuscirai ad abbattermi. Ma cazzo mi prende? Questo è il fatto. Ehi. Vaffanculo. Sei troppo veloce. Sei troppo lento per me. Ma come cazzo fai a prendermi, dai? Indietro, Jedi. Minchia, ma è incredibile, però. Ah,
Avanti! Affrontami! Oh, ma non muore! Non sei abbastanza potente! Vaffanculo! Ci vuole ben altro per uccidermi. Totalmente inutile. È veramente fortissimo. Oh, sei proprio veloce. Come Jedi non vali niente. Dai. Steam. Colpiscimi. Vai a cagare però. Che devo fare? Oh, oddio. Prima fase. No. Che errore pensare di averti al mio fianco. Oh cazzo. Adesso muori. Oh, meno male che ci aiuta la sorella. Non hai alcun diritto né sul dato, né sulla nostra magia. E ammazzala. Ammazzalo. No. In piedi, Cal Kestis. Non è ancora la tua ora. 2v1? Ah no, niente. È la fine, mi sa. Pregevole. È la fine. Che cazzo vuol dire? Ma ragazzi, dai. Ma che cazzo vuol dire? Vabbè. Ragazzi, è impossibile, porco due. È impossibile. È troppo veloce. Non è fattibile, Cristo Dio. Come cazzo si fa? Ma non è fattibile sta cosa. Cioè, boh. È veramente impossibile. Come cazzo è? Cioè, posso avere tutto quello che vuoi, ma... Vieni, combatti! Non muore. Era un colpo quello? È veramente difficilissimo, ragazzi. Ma va bene, dai, vai a cagare, porco due. Quello che caga il cazzo lì, ma cosa vuoi? Dai. E muori, per Dio. Ok. È davvero impossibile. Non so come batterlo, cazzo. Non so come batterlo. È tostissimo. Anche perché lei ci aiuta, ma fa un cazzo in realtà, perché... Non fa veramente niente, è troppo difficile. Come Jedi non vali niente. Oh, sei proprio veloce. Non l'ha neanche sentito. Ti manderai solo l'inevitabile. Ma vaffanculo. Colpiscimi! È difficile. Avanti! Poi che cazzo vuol dire? Ma se ti ammazzo di botte, perché? Non mi batterai! Madonna! Lancia uno steam!
Scappando non ti salverai. E basta. Sei troppo lento per me. Lo so. Forse sto capendo come fare. Bello, gli ho fatto il parry. Bello, bello. Uno. Via, 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 via. No, 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 no. E andiamo. Imbecille, imbecille. Riprovaci. Ok, sto sfondando il culo a sto down. Mi dissocio, scusatemi, scusatemi, scusatemi. Oh merda. Aiutami, ti prego. Uno. E sei finito, caro mio. Al prossimo colpo te morto. Boh, boh, boh. E muori. Qualcuno sta per morire, eh. Qualcuno sta per morire. Minchia, lo rende pietra. Madonna. Minchia, incazzatissimo. Ma non poteva farlo all'inizio di tutto? Che giaccia nell'oscurità coi suoi segreti. Dovevamo per forza. Dovevamo per forza farci il culo. Per liberare Datomir da quel parassita. Ok. Ma finalmente. Quelli che hanno costruito la tomba, gli Zeffiri. Lei è veramente figa, però. Ha creato un oggetto. E ha un naso bellissimo. Apre una cripta su un pianeta lontano. Dentro c'è una lista di bambini sensibili alla forza nella galassia. Ma anche l'impero. Figo. È stato duro questo boss. In realtà appena, anche se in realtà appunto, cioè, appena capivi come parare i suoi attacchi, fare i parry, era veramente una stronzata. Aiuterò a trovare l'Astrium. Grazie mille tesoro, sei veramente gentilissima. Però fammi prima riposare. Fammi riposare. Oh, eccoci. Dove dobbiamo andare, scusami? Che è? Ah no, niente. Ah, di qua. Questo posto è fighissimo comunque. No, stavo dicendo è fighissimo perché ha veramente un'atmosfera assurda. Angosciante. Veramente bello. Questa parte comunque è veramente una delle più fighe. Cos'è? Ah, una statua, ok. Non capivo. Il globo della vita dell'illusione? Cos'è? Oh. Prendiamolo. Questo qua dovrebbe essere appunto il globo con dentro tutti i nomi e le posizioni dei bambini. Potrebbe essere la chiave per la prossima generazione di Jedi. Che sono sostanzialmente... come si dice? Che possono usare la forza, ecco. Sono felice per te e per i tuoi Jedi. Ti prego, vieni con me. Ti prego, vieni con me, ti prego, voglio amarti, ti scongiuro. Sì. Dai. No, no, vieni qua, ti prego, dai. Dopo l'epurazione. Sono stato solo per tanto tempo. Per favore, vieni con me sulla mia nave, sul mio... e partiamo verso l'infinito. Scoprissero chi fossi io. Cosa fossi? Cosa è cambiato? Dai. Un caro amico mi ha detto di andarmene e trovare il mio posto nella galassia. E tu l'hai fatto? Sì. Beh, no. Ma circa, circa. La vita ha questo buffo modo di obbligarti a percorrere il tuo sentiero. Dai, ti prego, vieni con noi. Ti prego. Sono qui. Dove meno mi aspettavo. Dai. Un sentiero da seguire.
Lo seguirò con te. Oh, e andiamo. E forza, finalmente una persona bella e utile in questo cazzo di gruppo di falliti. Sono stufa di attendere. Meno male, e meno male. Vorrei combattere al tuo fianco. Ti prego, fino alla fine dei giorni. Sorelle della notte e Jedi di solito non viaggiano. Ti scongiuro. Siamo sopravvissuti. Sì. Dobbiamo adattarci. Assolutamente. E se muore, io lo disinstallo per sempre. Recensione negativa in live. Sì, direi di assolutamente. Non può morire. Non può. D'accordo. Non deve morire. Ciao, bellissima. I miei compagni potrebbero avere dei dubbi, però. Beh, li convinceremo. Mamma mia, lei è veramente tosta. È veramente fighissima come personaggio. L'unico personaggio figo, cazzo. No, dai, scherzo. Anche il nostro amico Grease è bello. L'unica di merda è Sire, è incredibile. Un altro imperatore. Fighissimo, fighissimo. Questa svolta ci stava. Cosa cazzo? Ciao, bellissima. Ma scusami, ma perché tu non ci aiuti? Cos'è? Usa l'olotavolo? Scusami? Che cos'è l'olotavolo? Ah no, devo andare sulla Mantis. Ma perché tu sei lì e non ci vieni a dare una mano? Ma sei stronza, dillo allora. Non possiamo proseguire. Ora sì. Lo avevi già fatto prima. Sì, per capire come ti occupavi di Mali. Mi mettevi alla prova. Non mi hai deluso. Congratulazioni. Posso contare sul tuo aiuto? Merda. Ce la fai da solo. Ma come ce la faccio da solo? Ma allora che aiuto mi dai? Scusami, Ma fammi capire, che aiuto mi dai nella nostra avventura, te? Oh, ma che cazzo fa? Merda. Vabbè, dai, l'ammazziamo così. Andiamo. Cioè, sostanzialmente, t'aiuto e poi scompare. Chi è? Sì. Gelosa, Come sai di lei? Sei gelosa. Malikos voleva attaccarli, ma non erano una minaccia. Tranquilla, sorella della notte, ho occhi solo per te. Tu sei l'unico personaggio importante in questa merda di banda di falliti. Ci vediamo alla tua nave. Va bene, tesoro, grazie mille di quello che hai fatto per me. È il solito calo di frame perché sta per caricare tutta la zona. Niente, è incredibile comunque come questo gioco sia veramente ottimizzato purtroppo male. Boh, è un dispiacere perché puoi avere veramente, nonostante ho una scheda grafica molto buona di fascia alta, non va comunque a frame veramente bassi in certi punti. Ma ripeto che comunque è proprio il gioco ad essere ottimizzato purtroppo. Ma che cazzo? Ma poi scusami, ma fammi capire. Siamo amici della sorella della notte. Ma perché le sue sorelle morte dovrebbero ancora menarci? Scusami. C'è una curiosità mia professionale. Vorrei capire. Ok, ma no, porco. Ok. Qua escono i soliti 60.000 insetti. Qua ci sono tutte le sorelle della notte. No, non ce ne frega un cazzo. Noi faremo una mossa astuta, ossia correre, scappare. Proprio fortissimo, così. Esatto. Non ce ne frega niente di quelli che ci inseguiranno per tutta la mappa. Sono veramente un coglione, ma me lo merito. Assolutamente, me lo merito. Giusto così. Eccoci. Cazzini in cui si cagheranno addosso il nostro branco di scemi. Scusa, e questa chi è? È la mia nuova fidanzata, best friend. Sir, Grease, lei è Merrin. Lei è una strega, non è vero? Una sorella della notte. Non hai motivo di temermi. Non avrei ecco. Trovato Astrium senza di lei. Ecco. Abbiamo combattuto Malikos. Merrin è molto meglio di te, Grease. E noi di te. E tu, Siri, tu. Mamma mia, stai zitta proprio.
Dovrei guadagnartelo. Ma di che? Accomodatevi. È l'unica che fino ad ora mi ha aiutato. Tu sei sempre stata qua. Mi hai pure mentito. Ma che cazzo? Gli piace? Insomma, non lo so. Marin, stai tranquilla. Ti proteggerò ad ogni cazzo di costo. Io non ti capisco. Bellissima. Tu stai zitto, voglio parlare con te. Parliamo dopo. Ecco, meno male, infatti non ti voglio parlare. Niente, non mi fanno parlare con la mia Merrin. Niente, tu che cos'hai, Gris? Ho da fare, non so cosa cucinare. Minchia, ma tutti con il cazzo girato? Ma veramente? Ho da fare, parliamo dopo. Ma stai calmissimo proprio. Merrin, ti stai riconfermando sempre di più il personaggio migliore. Te lo dico. Questo che cos'è? No, ce ne servono tre per questo, quindi aspettiamo. Madonna, gli occhi, non ho più visto nulla. Fammi vedere, tra l'altro, abbiamo dei ponci nuovi, eh? Fanno veramente cagare, eh? Dai, ci mettiamo questo qui marcio. Abbigliamento, ci va bene questo. BD, ci abbiamo delle skin nuove? No, lasciamo questa qui che è carina. Questo, orribile, lasciamo quello. Andiamo. La nostra semenza, è vero, vediamo la nostra semenza. È cresciuta, la semenza. Ne abbiamo poche, però sta crescendo. Allora, dove dobbiamo andare? Dove dobbiamo andare? Bene, scegliamo la prossima tappa. A Bogano. Allora andiamo a Bogano. Andiamo. Siete trasportata? Bravissima. Il ragazzo se la cava con la spada di luce. La spada di luce? È uguale. Mi mette una paura folle. Merrin, ma stai sentendo le minchiate che sta dicendo quel coglione? Serve un blaster per quello che devo fare. Che cosa sta succedendo al mio maglione? Cosa sta succedendo? Ok. Merrin. Non conta l'arma. Ma ti rendi conto con chi ero fino ad ora? Ti rendi conto con chi ero? Sei veramente un toccasana in questa cazzo di nave. State zitti, bastardi. Merrin, non li ascoltare, non li ascoltare. Tu per me sei già veramente Dio su questa nave, non come te. Siri di merda, potessi... Guarda. Andiamo, va, andiamo. Attenzione, il dischetto. A parte è palesemente un Bakugan comunque. Quindi. Hai ragione. Ragazzi, qualcuno di voi ha fame? Stavo pensando di metter su delle bistecche di scasa. Ma lui sta, pensa solamente a mangiare? Capitano, è anche grazie a te che siamo arrivati qui. Beh, io... È vero, Gris. Ma perché state elogiando chi non ha fatto niente? Ma ragazzi... Holocron. Sei proprio sicuro di volerlo cercare? In che senso? I bambini su quella lista. Se li porti via di casa per addestrarli da Jedi, non saranno ricercati come te. Non ha tutti i torti, è l'unica persona intelligente, ma ragazzi. Ci aiuterà a mettere fine all'impero. Ma veramente? Cambio di piani, stiamo arrivando. Oh, Gris. Sì? Per me la bistecca al sangue. Bene, questo sì che è parlare. Merrin, best personaggio. Alle 23.50 arrivi? Va bene, ti aspetterò qui. Anche se non sono sul Discord, quindi dopo al massimo entro. Siamo ritornati sul pianeta iniziale. Dove abbiamo fatto il magico tutorial. Un po' è strano, ritornare qui. Fa strano. Sì, ma sì, minchia, siete già tutti scesi? Bellissimo. Questo posto ha qualcosa di strano. Qui c'è un'energia diversa. Di sicuro non è come su Datomir. Beh. Datomir è complicato. Il suo antico potere emerge dalle ombre. Bogano è più semplice, eppure non riesco a comprenderlo. Bogano è speciale. Merrin, sei veramente bellissima, sei il personaggio più bello. Nascosto? Cosa vorresti dire?
Per secoli questo pianeta è rimasto quasi intatto. Le vite che vuoi proteggere erano davvero in pericolo prima. Sei bellissima. Ok, andiamo. Mortacci. Allora, dove dobbiamo andare innanzitutto? Qua sotto c'è qualcosa. Ehi, BD, andiamo. Serio? Cosa mi sta impedendo di andare? Cos'è che c'è qua sotto, scusami? Porta magica? Oh, ciao piccoletto. Ma non c'è niente. Questo è lo stesso tipo di sfera di Zeph. Cosa pensi che faccia? Ok, vediamo un po', vediamo un po'. Ma non possiamo andare? Ce la facciamo? Secondo me no. Oddio, ma sai che sì, ce la possiamo fare in realtà. Vai. Vai. Fatto. No? Ma come cazzo? Minchia, ma devo farlo veramente precisissimo questa cosa. Oh, 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 oh. Dai, dai. Entra? Yes. Oh, e prendiamo anche l'altro steampunk. Sì, steampunk e... dell'altro steam. Finalmente, cazzo, 4 cure abbiamo. Meno male. Let's go. Ne abbiamo 4. Buono, buono. Oh mio Dio, oh Gesù Cristo. Ti troveremo una casa. Ma tu sei un orrore. Tu sei veramente un incubo sei. Che cos'è? Boogling amico ottenuto. Abbiamo un animale? Abbiamo un cazzo di animale? Andiamo subito. Andiamo subito a vederlo. Subito. Ma ragazzi, ma è il giorno più bello della mia vita. Cioè, abbiamo... Che cos'è? Che cos'è? Cosa vuoi? Cosa hai trovato? Che c'è, amico? È il giorno più bello della nostra vita. Abbiamo trovato una ragazza bellissima che è l'unico personaggio bello su questa nave. E abbiamo anche un cazzo di animale. Dove sei? Dove sei, ti prego? Dove sei andato? Buglino, come ti chiami? Dove stai? Ma dov'è? Ma mi hanno preso in giro, non c'è. Ma è tutta una menzogna. Non esiste. Dove cazzo è? Beh. Ah no, madonna, mi ha fatto cagare addosso. Ma non c'è il buglino qua. Ma scusami, eh. Ma dove merda è? Ma qua dentro? Posso entrare? No. Posso entrare? Posso entrare? Ma è tutto uno scherzo, quindi il mio animale non esiste. E io? Ma mi hanno mentito, fortissimo. Ah, eccolo! Dove sei andato? Dove sei? No, no. Porco. Partiamo, amico. No. E levati. Dove sei andato? Sei qua sopra? Dove sei? Dove cazzo è andato? È nei condotti. Ma sei qua? No. Ma dove merda è andato? Sparito. Ma ragazzi, io resto qua finché non lo facciamo uscire. Non so se avete capito. Mi spiace. Eccolo. Ma posso... Cioè, posso prendere... Ma rimani lì? Ma vieni da me, ma dove cazzo va? Ma posso salire? Ti prego.
Niente, lui rimane lì. Probabilmente non possiamo farci niente, è un peccato. Andiamo. Ah, fammi vedere dove dobbiamo andare. Vabbè, dobbiamo sostanzialmente ritornare al palazzone gigante della vita e basta. Oh. Io qua so appunto che ci sono tutte queste zone che non potevamo aprire. Quindi sarebbe anche il caso di esplorare di nuovo tutto per bene queste zone, perché sono sicuro che qualcosa noi ce la siamo scordata. Tipo qua, che non potevamo andare forse, non lo so, non me ne frega niente di loro. Incredibile. Qua cosa c'è? Altro Steam? Mai stato più felice di vedere una cassa. Minchia, 5 Steam. Ma cazzo, grazie, ma siamo veramente fighi, eh? Adesso, cazzo, abbiamo veramente tante cure. Questo cos'è? Ho sbagliato? Non lo so. Non so se ho fatto un gravissimo errore, ma vabbè. Questa borsa l'hanno portata da Coruscant. Erano delusi dal consiglio dei Jedi. Ah, ecco dove siamo. Vedi, vedi? Ho capito. Qui c'è un bellissimo ponte che potevamo non potevamo abbassare, è vero? Non potevamo abbassare perché non avevamo il potere della forza. È fighissimo ritornare in queste zone che adesso possiamo esplorare. Cosa abbiamo trovato? Nuova skin per BD. Bellissimo! Lo mettiamo così. Bellissimo. Adesso BD è veramente un figurino. Io faccio ancora schifo, però dai, ci stiamo lavorando. Che cosa c'è qua? Ho sbagliato tutto nella vita? Possibile? Dove cazzo stiamo andando? Mi sa che ho fatto il giro. Ho l'impressione di aver fatto di nuovo il giro. Ed infatti è così. Quindi sostanzialmente quel coso non c'è, la ci serve solo per tornare indietro. Ho capito, va bene. E allora andiamo avanti. Ma tu sei bellissimo. Andiamo qua sotto, vediamo cosa c'è. Non c'è assolutamente niente se non delle luci. Oh, chest. Cosa troviamo? Contra, ma guarda che è tutto compenetrato, tutto rotto. Casino. Un'altra chest. Valore saggezza. Va bene, va bene. Basta? Finito qui? Sì. Allora saliamo. Okay. Vediamo un po'. Guardali quanti. Ma tra l'altro sono, cioè, sono degli scoiattoli con delle zampe enormi. Qui possiamo andare, giusto? Sì. Dobbiamo passare per forza di qua. Ok, ma prima. No, mi sa che ci conviene prima andare di qua, dai. Prendiamo questo eco. Buono. Di riparazione di Cordova. Sperava che qualcuno seguisse. Buono, tracce, buono. Ho lasciato BD1 come guida. Cosa vuoi? Amico mio, mi sono precipitato a Coruscant per presentare le mie scoperte al consiglio. Si è buggato? Ok, no. Nuova Elsa? Abbiamo l'Elsa di Cordova. Carino.
Bello che abbiamo sbloccato le else delle varie persone che abbiamo ammazzato. In realtà solo di Magus e di Sire. Questa qua di Sire è carina, ci può anche stare. Abbiamo quello di Magus. Questa è di Sire, fa cagare infatti, però vabbè. Colore arancione. Lo facciamo rosso, accesissimo. Bello, bello. Qua non c'è nient'altro, giusto? Che cosa vuole? Wow. Ah, il memoriale, vabbè. Ok, andiamo avanti. Come va, amico? Ah, e siamo qua, certo, con la porta che ovviamente non potevamo aprire. Dritti. Sì, dritti, e qua tra l'altro c'è un altro oggetto, quindi andiamo. Dov'è di preciso? Qua. Ah sì, certo, qua dentro. Dove c'era la piattaforma che sin dall'inizio io mi chiedevo: ma che cazzo fa? Ma che cazzo? Ma non ho capito. Posso andare? Oh, grazie. Come? Non mi ricordo. Vabbè, ma allora sono veramente un coglione. Cosa bisogna fare? Tipo così? No? Non l'ho mai capita sta cosa. Non l'ho mai veramente capita sta cosa io. Fammi salire. Oh. Non l'ho veramente mai capita perché. Cioè, da quello che si capisce, bisogna bloccarle il più possibile, tipo. No? Sto di una cazzata. Perché essendo collegate, in teoria. Non lo so. Ma a parte che, scusami, se io faccio così, non mi fa aggrappare, veramente. Neanche se gli salto in quel modo. E se io buggo il sistema? Oh! L'abbiamo Vieni, buggato. amico. Cosa c'è, BD? Che cosa Fatto va? niente, BD? Ecco, fammi capire che Amico cazzo è sta mio, roba. ho scoperto. Cos'è? Un'antica sfera capace di immagazzinare e condurre enormi quantità di energia. Qualsiasi civiltà l'abbia creata deve essere la stessa che ha creato l'inespugnabile struttura qui vicino. Credo che studiare questa sfera possa darmi. Sono Beh, curioso, ma non so. sostanzialmente non mi dice che cosa cazzo sia. Vabbè, noi abbiamo buggato un po' il sistema, l'abbiamo presa. Ci sta. Ci siamo divertiti così. Allora, non mi ricordo. Sì, è qua. Come ci si saliva qua? Non mi ricordo. Qua dietro? No? Assolutamente no. Dovevo fare tutto il giro? Può essere? A parte che, scusami, come cavolo ci arrivo io là? Oh. Sai che non mi ricordo? Non mi ricordo per niente io come cavolo ci si arriva. Fammi vedere.
Ok. Perché qua dentro non vai da nessuna parte. Qua sopra ci si arriva... A parte che, scusami, vediamo. Aspetta, 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 forse ce la facciamo. Mi serve aiuto. Forse riusciamo a buggare il sistema in modi incredibili. Quasi, quasi, quasi. Secondo me ce la si può fare. Ma prima era arrivato. Era arrivato, era spuntato la X. Dai, ti prego, era comparsa la X del... A parte che so un coglione, perché... Ma infatti, ma sono un coglione. Vabbè. Volevo buggare il sistema perché era apparsa la X che ti permette di... Non smetti mai di stupirmi. Di fare l'attacco in salto, questa qua. Quindi, secondo me, si poteva buggare tutto. Aiuto, BD! Oh, ma che cazzo? Ma che schifo che fai. Cosa vuole? Cosa vuole? Cosa ho trovato? Qualcosa di interessante? Un tirannosaurus gigante. Perfetto. Ok, vediamo qua cosa c'è. Qua in teoria saliamo. Esatto. E qua dobbiamo fare il giro sostanzialmente. Così. Ah, ma possiamo salire? Allora saliamo. È di là. Ok. Non ci arriviamo. No. Non possiamo arrivarci. Dobbiamo arrivarci da di là. Vieni, BD. Vediamo. Cos'è che ci fa... Oh, cos'è questo? Ecco, a caso. A vista sulla cripta. Sì. Avverto che il luogo è stato scelto con uno scopo. Se lo dici te, Cal, noi ci crediamo. Ok. Un altro eco. Di uno schifo. Ah no, sono quegli animali morti. Sono quegli animaletti. Deve esserci un nido qui vicino. Poverino. Il frame rate di questo gioco mi farà impazzire. Una cesta, apriamo. In teoria abbiamo esplorato quasi tutto. Penso. Fammi vedere. Sì, manca solamente questo coso da abbassare, che in realtà possiamo farlo facilmente così. Cos'è? Ah, il nido. Oddio, stavo per ammazzare fortissimo tutti. Carino, carino questo boggling. Allora, vediamo cosa c'è qua. Deve esserci qualcosa di interessante. Basta. Niente, veramente? Una zona vuota, completamente? Neanche un eco, proprio schifo. Tristissima questa cosa. Aha! Ho buggato tutto il sistema. Cosa troviamo? Dai, un eco. Qualcosa di particolare. Eccolo. Cos'è, cos'è? Sensore meteorologico. Ma quindi non c'entra un cazzo di niente, non ce ne frega. Qua troveremo qualcosa. Ehi! Minchia, ce ne sono tre? Ok.
sono forse troppi, eh? Troppi forse. Dove è andato? Dove è andato? Cosa cazzo sta succedendo? Madonna. Aia. Dammi una mano, PD. Mamma mia. Ehi. E muore. Mamma mia, quel volo incredibile nel cielo. Che cazzo. È schizzato in aria proprio. È stato stupendo. Allora, apriamo questa cassa. Sapevo che avresti trovato qualcosa. Stiamo trovando comunque tutte cose, credo, rare, per le spade, per tutte queste cazzate qua. Un'altra cassa. E mi sa che molto bene, amico. Lo abbiamo praticamente completato. Cos'è, BD? Il poncho, un poncho nuovo? Boh, vabbè, ce lo mettiamo, fa un po' cagà, però. Meglio di niente, sai. Fammi vedere. Sì, abbiamo completamente 90%. Come 90%? Ma mi stai mentendo? Che cos'è questa cosa? Ah, ho capito. Vabbè, sostanzialmente c'è da sbloccare la Yana, nulla di più. Giusto? Esatto. C'è da sbloccare questo e basta. Ecco. Va bene, ce lo meritiamo. Oh no, no. È sbloccato al 100%? Ma hanno ancora 90? Ma è possibile, scusami. Ma forse perché dobbiamo andare avanti. Probabilmente così. Andiamo avanti e finiamo. Ok. Andiamo. Ehi. Ma smettila. Mi ha fatto veramente male. Ragazzi, ma fa malissimo. Aiuto. Oh. Ora BD. Ma mi sta ammazzando, eh. Fanno malissimo, fanno, nonostante cazzo siamo super mega pompati, è incredibile. Ho una strana sensazione. No, ti prego. Ti sembrerà incredibile, ma credo sia l'astrium. Se c'è da combattere, alla fine. Alla cripta, più lo sento. Se c'è da combattere, tutto finito. Io lo dico. Calma, amico, ancora non sappiamo come funziona. Ok. Possiamo almeno salvare qua. Peccato che non abbiamo 3 punti, che non possiamo prendere il potenziamento, però vabbè. Andiamo, BT. Vai. Eccoci. Mi dà molto l'aria di boss fight gigantesca, eh? Un po' me l'aspetto, sinceramente. Attenzione. Ehi. Che figata, fighissima. La città è costruita come un olocron gigante. Fighissima sta cosa. Quella parete non mi convince.
Sì, controlliamo. Un finto specchio. Oh. Offro le memorie della nostra civiltà a coloro che verranno. Minchia, ma che inquietudine. Conoscenze e sviluppo tecnologico non ci hanno salvati dall'estinzione. Ma sono stranissimi, tra l'altro. E tutti che mi fissano, tutti che si girano a guardarmi. E l'orgoglio ha preso il sopravvento. Madonna. Quanto più cercavamo il controllo, tanto più ci smarrivamo. Che devo fare? Condurrò i reduci del mio popolo nel grande ignoto, nella speranza di trovare finalmente pace. Oh. Sparisce così? Cos'è questo? Dovrei insegnare loro le vie della forza. Maestro Gas. Cominceremo con la preparazione fisica. Che cos'è il forza? Radunatevi tutti. Ah, mi fa vedere il futuro? Pensi che l'impero ci troverà? Credo. Cioè, sostanzialmente mi fa vedere il futuro. Riesco a radunare i bambini, ma ovviamente perennemente devo stare nascosto, perché sennò l'impero ci trova. Non lo so. Ma devo andare qua? Ah, ok. È l'impero. Oh mio Dio, ma che figata! Maestra, dovremmo combattere. È come se fosse una trincea. Ma ragazzi, è stupenda questa cosa. Ma ha una regia incredibile questa cosa. Muoviamoci. Che figata. Proteggetevi. Quindi loro ci troveranno. L'impero ci troverà, ovviamente. Oh. Catturate i piccoli Jedi, uccidete gli altri. Sono veloci. Eccole. Minchia, è veramente figa questa parte. Bersaglio in vista. Aiutami, maestro Kestis. No. Io non posso ovviamente fare niente. Madonna, ragazzi, che angoscia questa parte. Non puoi nasconderti. È finita. No. Minchia. Ma quindi sarà tutto completamente inutile? Cal Kestis. Stronza del cazzo. Arrenditi ora e forse risparmieremo i più giù. Esatto. Che stronza. What? Oh. The fuck? Comunque veramente queste ultime parti di sono incredibili. Che cazzo? Sono incredibili queste parti. Ho paura. No, no. Non posso nemmeno andare. Perché? Voglio andare a casa. Oh. Minchia, ma che cazzo di jumpscare? Merda. Ovviamente. Porca troia. Oh. Che? Pronto? No, ragazzi, ma che cazzo di... Ma ci stiamo rendendo conto di come hanno fatto questa regia? Ma ci stiamo rendendo conto? Ma questo è assurdo, ragazzi.
Ma questo gioco è incredibile. Madò. Ma che cazzo di figata. Questa cosa è incredibile. È un cambio così leggero, cazzo, ma è fighissimo. Madonna. Bellissima questa cosa. Veramente bellissima. Che cazzo di figata. Vediamo, vediamo. Sono un sacco curioso perché mi sta prendendo un sacco queste ultime parti. Oh, merda. Sapevo che ti avrei trovata qui. Oh, adesso hai anche boss fight incoming. Pensavo che la tua più grande dote. Trilla, sei veramente orribile. Fattelo dire. Hai un naso gigantesco. Allora hai fatto un errore a non uccidermi su Branca. Nessun errore. Mi sono giocata un insulto. Ma che schifo. In cambio di un premio che mi frutterà la fiducia dell'imperatore. Credi davvero che ti lascerò andare via con l'Holocron? Certo che no. Tra l'altro, Holocron, che è la stessa cosa che c'è nell'ultimo Star Wars, il film. Su questa lista. Fighissimo. C'è anche la tua. L'hai detto tu, Trill. Sono testardo. Boss fight incoming. 3, 2, 1. Pam 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 pam. Continui a scappare. È così che ti ha addestrato Sir. Oh. Ma vai a casa. E muore. Proprio come gli altri. Merda. Pensavo di poterlo parare. Niente di grave. Oh no. Bo 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 bo. Ma che brutto, ma cos'è quel sorriso? È orribile. Minchia, il juke proprio. Fregata. Oh no. Oh shit. Attento con quell'affare. È stato all'inferno. Oh shit. No. Ma ragazzi, ma di che stiamo parlando? Ma queste scene in prima persona. Ma che regia c'è in quest'ultima parte del gioco? Proverò a distrarli, ma tornerò presto, ragazzi. Ma è incredibile! Che la forza sia con voi. Maestra, non lasciarci! Trilla, che ne sarà di noi? Tu sei orribile. Fai schifo. Aia. Madonna, ragazzi. Giustamente. Eccolo. Madonna. Bestia. Che botto. Ma ci ha inculato l'Holocron. Siamo nella merda. Doppia spada? Ma
dove dobbiamo andare adesso? Scusami, dobbiamo, cioè, uscire? Semplicemente? Penso di sì. Meditiamo. E ancora una volta non ci hanno fatto fare una degna boss fight contro Trill. Sì, dobbiamo tornare alla Mantis. Merda, quanta gente. Arrivo, eh. Adesso prendo pure voi. Ancora, colpiamolo ancora. Ma che cazzo volete tutti da me? Va bene. Ma sparate a lui almeno, no? Guardate come si protegge. Sul bersaglio. Posso affrontarlo. Dammi una mano, amico! Abbassatelo, andiamo, codardi! Ho troppo paura! Madonna! Sto cadendo! Ma cos'è successo? Vabbè. Va bene, ragazzi. I bug incredibili. Ma smetti di spararmi. Dammi una mano, PD. Basta, santo Dio. Dai. Ma non mi ha preso? Ok. È stato veramente bello, quel bug incredibile. Scomparso il tizio. Ma dove andiamo qua? Scusami, non possiamo salire? Per forza qua. Vabbè. Andiamo. Madonna, ragazzi, però questa zona ha troppi cali di frame. Porca troia. Gravissimo errore. Ho troppo paura. Avrò le ricompense tutte per me. Attenti alla spada là. E muori. Oh. Anya. Cos'è? Ah, ok. Di qua. Posso anche non ammazzarli tutti, forse? Vabbè, dai. Abbiamo un intruso qui. Avanti. Mi ammazziamo comunque. Giù la testa, sparo. Come possiamo vincere? Jedi colpito. Vieni. Ok, in teoria l'abbiamo ammazzati tutti. Vai. Dov'è? Meren? O Miren? Dove sei? Sì. Oh oh. Ho visto quello che è successo. Tra te e Trilla, so quello che avete passato. Mi dispiace tanto.
Sono stato arrogante e superficiale. Non mi sono mai messo nei tuoi panni. Non parla? Lei ha un hologram. E non so cosa vuole farne. A parte perché c'è solo lei e non parla. Palesemente finto. Io sono responsabile delle scelte che ha fatto Trilla. Non mi convince. E quello per che niente, fare è veramente. Il risultato di tutti gli errori che ho commesso. I nostri errori riguardano il passato. Quello che conta è assumersi le proprie responsabilità e agire di conseguenza. Me l'hai insegnato tu, Sif. Mi convince veramente poco. Hai ragione. So dove lo sta portando. Dai, dove? Esiste una fortezza dove portano i Jedi. Lì agiscono gli inquisitori. È un luogo di tortura. È da lì che sono scappata. E non pensavo di doverci tornare. Non ci andrai da sola. Avrai un amico con te. No, non vorrei essere amico di Sira. No. Cos? Avrò un Jedi al mio fianco. Ok. In ginocchio. Come in ginocchio? Oh. Non famo scherzi, eh? Non famo scherzi. Mi sto preoccupando, eh? Questa mo me taglia la capoccia. Per diritto del consiglio, per volere della forza, Cal Kestis. Sorge, cavaliere Jedi. Ok, ok, meno male. Siamo ufficialmente un Jedi? Possiamo dire a tutti i nostri amici che siamo Jedi? Anche tu. Ragazzi, siamo dei Jedi. Dov'è Merren? Dov'è? Dove? Tranquillo. Eccoti. Troppo. Ciao. Ti piace la natura, Gris? Solo dietro. Non voglio parlare con Gris, non me ne frega niente di Gris. Stai zitto, stai zitto. Voi Jedi dovreste parlare di meno e agire di più. Ma che cazzo vuoi? Ma seriamente? Ma io non capisco tutto questo. Ma come si permettono? Ma scusatemi. Vabbè. Allora, abbiamo un nuovo emettitore, giusto? Che è questo, potere controllo? O no? Questa è quella del nostro maestro. Pace e giustizia, era potere controllo, credo, non mi ricordo. Dovere e determinazione, forse. Non mi ricordo. Potere controllo, vedi, 2. Sì, potere controllo 2, eh. Vediamo. Potere controllo 2. Emettitore. Mettiamo potere controllo. Materiale. Sempre quelle. Facciamola così, dai. Bellina. Bianca. Non male. Buona. Salviamo. Andiamo. E andiamo alla fortezza, che immagino sia comunque o la fine o... Stai facendo progressi, Cal. All'incirca alla parte finale. Non mi dire andiamo sullo Star Destroyer, ti prego. Ti scongiuro, veramente. Questa qua? Dov'è, scusami? Su Nur? Ah, ok. Sì, su Nur. Vai.
voglio dirlo solo una volta. Sì, manca pochissimo. Ti ascolto. Bene, se non lo sapete, questa è la mia nave. Sono il capitano. Un grande capitano. Merrin, sei veramente l'unica persona a cui tengo. Regola in questa nave. Hai rotto le palle. Stai zitto. Ma perché parla ancora? Gris le padelle, ma cosa sta dicendo? Gris, avanti. Cosa? Pensavo da quando abbiamo trovato il ragazzo. Ma perché, io mi chiedo, ancora non ho decapitato tutti in questa nave? Non capisco. Non capisco che cosa mi sta bloccando dal farlo, però. Guarda lì, Star Destroyer, bellissimo. Si mette male. I nostri soliti trucchetti sono inutili contro le loro difese. Posso fare qualcosa? Cosa hai in mente? Merrin, sei bellissimo. Spero. Un rituale. Ci sa fare con queste cose. Un attimo, fermi tutti. E di che cosa hai bisogno per il tuo rituale? Di un sacrificio. Un tuo braccio dovrebbe bastare. Mm. Stavo scherzando. E ora seguitemi. Mica, basta, è bellissimo. È veramente l'unico personaggio bello. L'unico personaggio bello è Merrin. E se muore veramente mi incazzo. Guardala, guardala che figa che è. Sorelle mie. Guarda che bella. Madre, donatemi la vostra forza. Tutto quello che vuoi, Merrin. Tutto quello che vuoi. Madre, donatemi la vostra forza. Gris non sta capendo un cazzo. Sta lì che non capisce niente. Siamo diventati, entrati in Matrix, sì. È incredibile, funziona. Quante possibilità abbiamo? Io punto su di te, ragazzo. Gris, non lo so. Non so se ringraziarlo. Una volta dentro mi occuperò delle loro difese. Io lo so già che Siri morirà. Siri morirà. Tu cerca l'Holocron. Non è meglio restare uniti? Ne sono sicurissimo. Sento il richiamo. E un po' lo spero, perché comunque è un personaggio del cazzo. Qualunque cosa accada, qualunque cosa vedrai, non preoccuparti per me, prendi l'Holocron e va. Guarda, non me lo devi neanche dire che l'avrei già fatto di mio. Veramente, l'avrei già fatto di mio. Tranquillissima. Ma non ci avrei neanche pensato un attimo di aiutarti. Lo so, Alessandro. Lo so, ma non lo possiamo dire. Mi dissocio comunque in qualsiasi caso. Dissociati anche te, ti prego. Stiamo avendo un piccolo attacco di panico dentro questa navicella nel frattempo. Madonna, ragazzi, che cazzo di grafica stupenda, però. Bellissimo. Ci siamo messi il nostro piccolo boccaio da snorkeling. E adesso andiamo a vedere... Ma che è? Non si vede in cazzo? Ah, ecco. Piccoli cali di frame come al solito. Ci siamo, ci siamo. Comunque c'è da dire che questo gioco verso la fine è veramente diventato una cosa incredibile, cazzo. Cioè, le ultime parti, la regia che hanno avuto certe parti in gioco, tra l'altro, quindi neanche cutscene, proprio parti in gioco, sono state incredibili, cavolo. Veramente incredibili, bellissime. Dove dobbiamo andare? Madonna, comunque è ma ragazzi, ma di che stiamo parlando? Ma è stupendo. Devo entrare lì? No? Oh sì? Sì. Oh. Saliamo, saliamo. Capisco. Ha messo di lui. Non riesco a colpirlo. Sono l'unico che può
combattere! E muori. Ci sei? Sì. Sì, sì, che ci sono. Sentirti. Ho trovato l'Holocron. Ti mando la posizione. Minchia, sei lontano, fio mio. Porca troia. Un po' più lontano, no? Vabbè che è la zona finale, quindi insomma ci sta anche. BD, vai. Pensaci tu. Oh merda. Conquistiamo il robottino che ci aiuterà contro i mega nemici. Continuo a bloccare i miei attacchi. Approvate la basta. Sentiamolo. Comunque sono fighissime queste parti perché ci sono un sacco di nemici. Cioè sono proprio orde, orde di nemici. E muori. Devo indietreggiare. Non ti rialzerai. Ma che pezzo di fango. Oh. Non ci sconfiggerai. All'attacco. Oh, ma che cazzo è? Ehi, vedi. Quello continua a curarsi. Eh sì, è per forza che continua a curare. Una scusa. Oh. Il Jedi si muove. Ma la stiamo smettendo? Adesso ce la vedremo tra noi due. Mo t'ammazzo. Boh. Eccoci. Madonna, è pieno di persone. È incredibile. Da dove sei? Mortale. Che figlio di una mignotta. Era nascosto pure sto stronzo. Ma quanti sono, ma ragazzi? Ti abbiamo spaventato. Oh. Riuscite a colpirlo? Facciamolo fuori. Finalmente. Scappa. Ma hai rotto i coglioni. Credami, Jedi. Vai via. Dove l'impero ha creato gli inquisitori. Apri. Torturato Sir. Non si può? E portato no. Trilla al lato oscuro. Buttiamolo giù, BD1. Dai, BD1. Famo bordello. Nemico individuato. Oh. Ricalcolo offensiva. Eh no. È troppo veloce per me. Vai, BD. Ancora, colpiamolo ancora. Tu sei nostro amico adesso. Qui serve energia. Dai. Qui serve energia. E che cosa dobbiamo fare, scusami? Beh. Che dobbiamo fare? Ah, cioè, ci serve un cavo. Ah, questo qui, certo. Oh. Beh. Vista notevole. Ma che cazzo? Ho sbagliato. Ho sbagliato. Ho sbagliato. Oh, e che cazzo. Senti, hai rotto il cazzo. Adesso muori. È così. Ho ripulito l'area, ma l'impero mi ha chiuso dentro. Cal, cerca una sala controllo. Ho un piano. Tien. Mortacci tua, oh. Vai. Ecco qua. Boh, famo schioppa tutto. No, no. Quello famo... sì che è servito. Controlliamo. Stiamo a fai matti, stiamo a fai matti. Fammi aprire, fammi aprire. Ho disabilitato gli scudi esterni della fortezza. Allaga la base e nuota fino alla zona centrale. Porca troia, ragazzi. Ci vediamo dentro. Pronto a nuotare, BD? Redditi. Ma come fa a parlare sotto? Cosa sta succedendo? Si è bacato? Ragazzi? Dai, no. No, dai, che cosa vuol dire? Ok, ok. Madonna, ma quanti bug però, sto gioco, cazzo.
ha veramente tanti bug. Ma bug è anche stupido, questo è il fatto. È un peccato perché è incredibile come gioco. È veramente bello. Ma dobbiamo andare qua? Non ho capito un cazzo, mi sa. Mi sa che non ho capito. Può essere? Ah no, di qua sì. Dove dobbiamo andare? Qua no? Dritto allora, sì. Madonna, guarda che... Ma ragazzi, è veramente fatto bene comunque. Cioè, a parte gli scherzi, a parte bug, mica bug. È veramente incredibile. Guarda il ragdoll. Guarda il ragdoll dei corpi morti in acqua. Fighissimo, fatto veramente bene. No. Cosa sta succedendo? Ok. Via. È sempre bello farlo, eh. Salvataggio? Vai. Allora, riposiamo subito e abbiamo 3 punti abilità e ci prendiamo quella degli steampan, degli steam, che riempiono completamente l'indicatore della forza. Buono. Che non è male, ogni volta che ci curiamo abbiamo sostanzialmente tutta la forza fillata. Non è male per niente. Ok. Mi avvicino. Oh. Mi muovo per attaccare. Devo indietreggiare. No, no. No. Devo solo mirare. Sparate al nemico. Fuoco sul nemico. Stai zitto, stai zitto. Buona. Somiglia alla palestra del Tempio Jedi. Ma cupa, corrotta. Cupa corrotta. Cosa dobbiamo fare qua? Raggiungimi. Ma stanno combattendo tra di loro? Ah, perché giustamente... No, non mi dire che li ammazziamo fortissimo. C'è una zona di allenamento, quindi... Cosa succede, cioè, se facciamo questa cosa? Non cambia niente? Vabbè. Ehi, BD! Cosa ha trovato? Cosa c'è adesso? Cos'ha? Dove è andato? È pazzito? Dove è andato? Basta, ma che coglioni ogni volta! Senti, va a cagare. Ok, andiamo giù, dai. Ah, ecco dove era andato. Dai. Andiamo. Combattimento all'ultimo sangue? Oh. Troppo lento, Jedi. Ehi. Codardo. Sono fatto per la lotta. Boom, boom. Che liscio proprio brutto. Veramente brutto. Vediamo subito. Funziona. Peccato. Muori, muori. Prendi questo. Oh, sono più tosti del dovuto questo. Oh, e basta. Muori come gli altri. Indietro.
Non muore. Affronta la potenza dell'impero. Basta, finisce qui. Oh, oh, che cazzo fai? Oh, che cazzo? Pazzi? No, no. Oh, che cazzo? Adesso dobbiamo avanzare. Richiedo manutenzione. No. Mi serve che tu devi morire. Il nemico si cura. Basta. Sendiamolo. Vai, BD, ti prego, prendilo e finiamo. Boh, boh, boh. Assegno. Bravo, bravo, bravo. Spaccagli il culo. Oh. Buono. Devi aprire il BD. Ma questi? Qualcun altro lo attacchi! Oh! Sparerò! Sì, va bene! Alla madonna! Alla madonna, ma ragazzi! Ma siamo impazziti! Sparare e muoversi! Porca troia, ragazzi! Ancora! Colpiamo la... Qualcun altro lo attacchi! Ma sono impazziti completamente! Sono totalmente folli questi qua. Uno steam, BD. Oh merda. No. Questo sarebbe un Jedi. Oh. Non ci sei neppure provando. Oh. Ci sei solamente tu, però ti tengo come compagno perché so che arriveranno altre persone, sicuro. No? E invece. Oh, mortale. Guarda che mi state facendo arrabbiare. Questo qui è l'esperto. Oh, 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 ma che... vabbè. Ma perché il mio amico non mi aiuta? Avanzare. Funzionamento controllato. No, 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 no. Non abbiamo più vita, non abbiamo più vita. No, 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 no. Porco. Ma l'ho schivato, dai, ma che cazzo. Fanculo, ma l'avevo schivato. Oddio. Peccato, ho sfruttato malissimo le cure, cazzo. Andiamo avanti, eh. Le rifacciamo. Vabbè, ma questi sono facili. Fin qua. E basta. In realtà devo andare a ammazzare quelli là, perché sennò è la fine, continuo a rompere i coglioni. Ma stiamo finendo. Cosa stava facendo quello? Grazie. Ah, allora. Loro li lasciamo qua. E andiamo direttamente a rifarlo. Sarà un po' una rottura di cazzo, però vabbè. Ti farò a brandelli. Prendi questo. Vabbè, però pure io veramente me lo merito, eh. Cioè, nel senso. Oh. No, 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 e dai. Avanzamento verso il nemico. Siamo tutti amici, no? Combatti, no? La tua fine è vicina. Madonna. Condizioni critiche. Vittoria sarà mia. Dai, 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 dai.
Ma quanta cazzo di resistenza ha questo bastardo? Non scapperai mai. Buono. Sono un po' un coglione in realtà, perché basta che sfrutto di più questa zona che è gigante e fa... Umano improduttivo. Ho finito con questo. No, ti prego, deve morire, deve morire. Vabbè. È inarrestabile. È stato colpito. Vabbè. Oh oh. Oh oh. Qualcun altro lo attacchi. Ok. Non ti libererai. Ma che cazzo fa? Non possiamo vincere. Ok. Buona. Peccato perché non ho... Amico, mi serve uno steam. Non ho il compagno. Stiamogli addosso. Ok. Devo farlo per forza. Sì. Ho fatto la mia parte. Buono. A lungo raggio. Niente panico. Buona, buona. Merda. Qualcuno gli spari. È impegnativo, eh. Ho il nemico in pugno. Ma Taglio indebolito. Il nemico evita gli attacchi. Emozione iniziata. Vai a cagare. Tu mi servi. Tu mi servi assolutamente. Devi rimanere qui per me. No, quello col bazooka no. No, 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 no. Oh. Pronti. Merda. Ma cosa sto vedendo lì? Scusate. Saremo gli ultimi a ridere. Che cazzo? Affrontami. No, dai. No. No, no, no. Amico. Ti prego. Un degno avversario. Ok. Oh, Gesù. Madre di Dio, che cazzo di battaglia. Porca troia, non finiva più. Tostissima questa, veramente tosta. Madonna mia. Abbiamo un punto, cosa ce ne facciamo? Un cazzo. No, allora ce lo teniamo. Ce lo teniamo. Che cos'è? Dove stai? Puoi provare ad aprire? Vai. Grazie. Oh, porca troia. Ma qui è la fine però, allora, ragazzi. Qui è veramente la fine. Devo continuamente premere la parte. Ma smetti. Non puoi fermarci. Non perderò. Devo premere costantemente. Dai. E dobbiamo fare tutti così. Dobbiamo minarli tutti dalla distanza. Vai, sparatemi. Buona. Finito. Calzano vicino a te dietro una porta antiblaster. Riesci ad aprirla? Non lo so, Sire, non lo so. Mo vedo.
BG. Ci sono. Ma posso premere? Sì. Bella anche questa scena, ragazzi. Addirittura. Ma è incredibile. Fortissimo. Impressionante. Come ti senti? Non pensare a me, c'è un lavoro da fare. Io lo so che lei alla fine ci incula. Io lo so. Io lo so. Imprigionati qui. Se solo ci fosse qualcuno da salvare. Mi dispiace. Io lo so. Anche a me. Dai. Non avevamo scelta, no? Capisco. Andiamo avanti. Sì, facciamola finita. Va bene, facciamola finita. No, ancora no. L'Holocron è nella camera degli interrogatori. Il posto più sicuro dell'intera fortezza. Aprirò una via fino all'Holocron. Grazie, grazie. Creerò un diversivo e ti raggiungerò appena posso. Vieni, amico. Ma dove si era fermato, tra l'altro? Potrebbe essere l'uscita. Vai. Ci apre un ponte. C'è qualcosa qua dietro? No? Ok. Merda, stavo per cadere malissimo. Bellissima comunque questa zona, veramente stupenda. Ci avviciniamo. Vai. Che cos'è? Grazie di essere mio amico. Che carino il BD1. Non ho nulla di simile. Avanzato anche per l'impero. Come proseguiamo? C'è un altro tasto? Sì. Madonna, cioè sto posto è veramente assurdo. Riposiamoci e salviamo qua. Sento comunque che siamo verso la fine. Ma possiamo tipo di distruggere queste qua? Perché io ne sono molto sicuro che dopo dovremmo sicuramente scappare e ce la prenderemo tutti nel culo fortissimo. Li hanno spezzati, sconfitti e convertiti al lato oscuro. Grazie BD. Madonna ragazzi, che angoscia, madonna mia. Battaglia finale qui? Palese? Oh, ma che cazzo fa? Oh, ma tu sei pazza? Senti, mi hai rotto il cazzo. Sono due volte che combatti e te ne vai. E mo hai rotto il cazzo. Mo hai rotto il cazzo. Te ne devi andare, per davvero. Non fa la matta. Questo non cambierà niente. Boh. Stai fermo. Dai, muore. Oh, mortale. Che cazzo? Ma è bravissimo. Che cazzo è quella roba? No. Tanto fallirai. Ma fallisci tu. No, no, no. Oddio. Oh. No, che, no, 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 no. Porca troia, che botta che mi ha dato. Oh, oh. Ma che cazzo, questa vola, ma che è sta roba? Va bene. No, 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 madonna. Porca troia, ma mi fa malissimo. Vabbè. No. Oh. Oh. Vai. Ha impazzita frasica questa. Ma c'ho tutti i capelli di merda. Ma che è? Che c'ho in testa? Ma che cazzo, ma che cazzo c'è? Grazie al dolore, ora lei ha palesemente i capelli unti, ma veramente. Sapevo saresti tornato per questo. Niente grazie. Senti, rotto il cazzo.
Mo te lo dico. Non riuscirai mai a fuggire da quel vivo. Hai rotto il cazzo. No, no, ti prego, ti prego. Che cazzo è? Flashbang questa, cioè, ma che è? Ma pazzita fracica, ma che cazzo? Porca troia. Come tutti gli altri. Minchia. È tostissima lei, eh? Porca troia. Ok, però a metà ce la facciamo a portarla. È dopo che comincia a fare scatti incredibili, diventa velocissima, non si capisce un cazzo. Yeah. Trilla, vedi un po' dannatena a fanculo. Questa me la pago. No, ti prego, no. Ma questa è pazza. Ma cosa fa queste cose? Non si capisce niente. Aiutami, vedi. No, no, no. No, ti prego. Ma che cazzo? No, 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 no. Prevedibile. Ma com'è prevedibile? No, madonna. Pazza, malata. Consegnerò la tua testa, Sir. Ehi, vedi. Vaffanculo. Hai una pessima mira. Eh no. Vabbè. Mortacci tua. Fa malissimo comunque. Vabbè. No, merda. Un'altra. No. Ma sei veramente una troia. Aiutami, vedi. Non ci vedo un cazzo. Vai. Dai, ti prego, muori. No. Madonna. Vaffanculo. No. Come il tuo maestro. Ma tu sei pazza, tu sei pazza. Questo è davvero troppo. No. Madonna, non vedo un cazzo. No. Hai una pessima mira. Ti prego no. Ma che vuol dire? Dai, ma ragazzi. Ma che cazzo. Ce l'avevamo quasi fatta. Ma cazzo. Per pochissimo. Lo so, Filippo, ma... in realtà non è neanche così tanto la difficoltà alta, eh. Ci riprovo. Non puoi vincere. Oh. Merda. Ma che cazzo? E quando fa questi... Oh merda, ok. E
quando fa quei salti che non si capisce. No, no. Ok. Adesso farà il suo attacco di merda, esatto. Prevedibile. Prevedibile sei tu, prevedibile ormai. Vai, vai, vai. No. Hai una pessima mira. Oh. No. Madonna. Pazza, malata. Me la paghi. Dai, e muori. Oh oh. Dai, dai, dai. Bastarda. Amico, aiuto! Non vedo niente. Merda. Ok, ok, ok. Ok, 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 ci siamo, ci siamo. L'abbiamo giocata molto meglio rispetto a prima, dai. Oh, credevi, eh? Vai, vai, vai. No. Oh. No, 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 no. Cazzo. Merda. Amico, aiuto. Ok. So. Come. Ok, ok. Vai, vai. Porca troia. Curami. No, 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 no. No, 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 no. Ma tu sei pazza. No. Ok, oh sì, grazie Gesù. Santo Dio, ragazzi, che fatica. Cal! No, stai zitta, Sire, stai zitta, ti prego. Mamma mia. Adesso tocca a me. No, no, tu te ne devi andare. Tu te ne devi andare subito, se no t'ammazzo, giuro. Se fai una stronzata t'ammazzo. Ma tanto non la ucciderà mai. È finita, Trilla. Trilla l'ammazza. Se credi che sia finita. Trilla l'ammazza. È finita. Io lo so. Si resta per morire. E sono contento. So che ogni giorno possiamo scegliere se alimentarla o combatterla. È troppo tardi, Sir. No. I suoi capelli unti. So che a causa delle mie scelte tu non hai più avuto scelta, Trilla, e so di averti delusa. Dai. Io ti ho delusa. 3, 2, 1 l'ammazza, sicuro. Sicuro. Anche secondo me Ale, secondo me l'ammazza, palese. Gli ruba la spada. Ti ho odiata con tutta me stessa. Dai, sicuro, sicuro l'ammazza. Cosa? 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 Ma che cazzo? No. No, ti prego no. Ti prego no. Ma che cazzo succede? Ma siamo pazzi? Ho un brutto presentimento. Ma siamo tutti pazzi? È lui. Ma stiamo scherzando? No, 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 no. È la fine? È la fine? Io impazzisco. L'ammazza. Sicuro l'ammazza. Mi hai deluso. Ma
Vendicateci. No, ma ragazzi, ma di che stiamo parlando? Ma siamo scemi? Guarda! No, vabbè. No, ma io sto fermo. Meglio ad arrenderti. Ma io mi arrendo, giuro, mi arrendo. Sto fermo, mi arrendo. Sì. Sì, esatto, sì. Può darsi. Ma ragazzi, ma io devo scappare, non posso assolutamente batterlo. Oh merda. Oh no, no, ti prego, no. Debole. No, ragazzi. Che devo fare? Oddio, oddio. Ma è fortissimo, ma che cazzo? Ma è bellissimo. Debole. Sappiamo. Oddio. Oddio, 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 oddio. Oddio, 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 no, non ci sto a capire in cazzo. Attento. Non ci sto a capire in cazzo. Fermi. Ma questo... no, vabbè, ragazzi. Oddio, oddio, oddio. Ma che devo fare? Ma che... cosa devo fare? Ma dove devo andare? Ma questo... io non, ti giuro, non sto più capendo niente. Non sto più capendo niente. Scusatemi tantissimo. Sembrerò una fangirl veramente con il maestro fortissimo. Ma sto... ma che cazzo di figata. Ma non capisco dove devo andare, più che altro. Ah, qua. Madonna. Oddio. Ma che cazzo? Prendi questo. Come si attiva sta merda? Dai. Chiudi. Merda. Porco due. Come si esce da questo schifo? Ma è da malati questa cosa. Ma che cazzo? Ma poi cosa ci fa qua? Ma cosa ci fa lui qui? No. Dov'è? Fatemi andare via, vi prego. L'abbiamo scampata. No, non credo proprio. Non credo proprio che l'abbiamo scampata. Non ti deluderò. Calmi, senti? Porca troia. Ne sono certa. Gris, sono qui. Ti prego, scappiamo. Apri la porta, sicuro. Ce l'ho davanti, sicuro. Non ce l'ha fatta, Gris. Porca badò. No. No, sto premendo fortissimo. Dai. No, BD. No, madonna mia. Ragazzi, è impossibile. È fortissimo. Chiamami l'Holocron. Te lo puoi scordare. Lo vedremo. Oh. Oh merda. Mi sono bucato il pancreas. Sire muore. Sicuro muore. Non ti lascerò prendere quei bambini. Muore. Subito. Ecco qua. Minchia, ma... quanto odio. Ragazzi, è incredibile. Saresti stata eccellente. È incredibile. Come inquisitore. Lei è molto più forte. Non sto più capendo niente. Attenzione. Attenzione. Sì. È forte nel lato oscuro. Mamma, che figo. Sì. Lo percepisco dentro che di lei. Che cazzo di figo. Sì. Che... sì. Ehi, ascoltami. Hai ancora una scelta. Muore. L'ammazza male. Oh, ma che cazzo? Cos'è questo scudo? Ma che cazzo? No, dai, ma cos'è sta roba? Ma stai scherzando? Uno scudo, ma cos'è? Ma cos'è? Ma scusa? Ma da quando c'è questo scudo magico? Figlia, comunque...
incredibile. Cioè, il finale di questo gioco sta facendo impazzire tutto proprio. Ti dirò, in parte è arrivata la nostra best waifu. In parte speravo morisse Sire. Avrebbe avuto un finale un po' più carino. Cal, Cal. Che bello Grease, ecco. Sì. Lei sta bene. Stai tranquillo. Madonna mia. Magari muore, magari. Ce l'avete fatta. Avrei voluto un finale un po' più depresso, cioè più che depresso, tosto, quindi Sire che moriva e tutte. Aspetta, dove stai andando? Oh sì. Oh sì, ti prego. Scusa. No, continua, ti prego. Ti prego. Eri tu quella nell'acqua, vero? Bacio. Per fortuna stai bene. Dai. Lui ti è stato sempre accanto. Dai. Mi arrabbio, eh. Ti prego, una soddisfazione, una piccolissima soddisfazione. Niente. Baciati lui, insomma. Ehi. Ora che si fa? E mo andiamo al McDrive. Il mio viaggio finisce qui. Il tuo contratto è concluso. Grazie, Chris. Vediamo un po' il finale, sono curiosissimo. Beh, se per voi fa lo stesso, pensavo di trattenermi ancora un po' da queste parti e di portarvi dove volete. E poi al McDrive, di nuovo. No, Grease, non mi sono affezionato, però vabbè. Lo usiamo per rifondare l'ordine Jedi. Fighissimo, comunque. No, non, la nuova generazione, non è così. Non è così. L'impero darà loro la caccia. Saranno prede come noi. La vita di ogni bambino su quella lista sarà stravolta per sempre. Eh sì. Non da noi. Il loro destino sarà affidato alla forza. Fighissimo. Lei comunque ha un naso perfetto. Oh! No. Allora io non l'accetto. Cioè noi... E ora cioè, dove si va? Ma stai scherzando? Mi prendi per il culo? No, non può... No. No, ragazzi, no. No. No, è tutto sbagliato. Ma che finale di merda è? Ma stai scherzando? Ma dopo più di 12 ore di gameplay, una trama che è tutta basata sul ricreare l'ordine dei Jedi, otteniamo l'oggetto che ci permette di farlo e lo distrugge? No. Ma ragazzi, ma no. Ma mi avete fatto delle scene stupende nella fine e mi fai questo? Dai, ma non... No, ti prego, dai. Io non lo posso accettare. Io non lo posso... Cioè, no, vabbè, ma il perché... Semplicemente lo dice lui, cioè, il loro destino sarà affidato alla forza. Cioè, non vogliono intercorrere tra essa, semplicemente. Quindi, prima o poi, se tanto dovranno... se la forza tanto ha già scelto il loro percorso, prima o poi loro entreranno in contatto con loro tramite il destino. Questo è il motivo. Ma è un motivo di merda. Cioè, è una motivazione stupida. Dai, non puoi farmi fare una cosa simile, però. Ma che cazzo vuol dire? Dopo che mi sono fatto un culo così e tutta la storia si basa su questo, dai. Ti prego, no. Tristissima come scelta. Io non voglio crederci. Io adesso aspetto i titoli di coda perché spero in una scena post-credit. Lo spero, perché sennò veramente vado a dormire malissimo. Vado veramente a dormire triste. Vi prego. Vi prego, veramente, guarda. Rido, ma di isteria, perché non riesco a crederci a questa cosa.
Fammi bere, va. Oddio. Boh. Non lo so. Non lo so. È veramente... cioè, con questo finale hanno reso completamente inutile tutto il nostro viaggio. È una merda, è veramente una stronzata. Cioè, capisco il fatto che, vabbè, così non saranno neanche rintracciati dai Sith, eccetera, eccetera. Però scusami, se tanto ormai ce l'hai, piuttosto che distruggerlo, usalo. Cioè, è una scusa del cazzo quella di dire tanto la forza, se dovrà esserci la forza, comunque verranno prima o poi, però dai. Sto finale è veramente una merda, cazzo. Mi ero veramente preso benissimo, ma che palle, ma che finale del cazzo. Io spero veramente in un post-credit, perché sennò piango. Piango tantissimo. Che comunque non... cioè, veramente, ridendo e scherzando, a prescindere, prima ci sono state delle scelte di regia incredibili. E neanche in cutscene, ma proprio direttamente in gioco. Eravamo in una stanza, durante un sogno, e le luci si spengono. E sostanzialmente ci dicono di accendere la luce della nostra spada laser per vedere. E minchia, da un momento all'altro cambia tutto e siamo diventati sostanzialmente dei Sith. E ci fa vedere che cosa sarebbe potuto succedere, eccetera, eccetera. Che è una cosa fighissima. Cioè, adesso ovviamente io sono un coglione, quindi la spiego di merda. Però c'era... era veramente bello. Era veramente una scelta di regia incredibile, cazzo. Un cambio di scena assurdo. Che tra l'altro mi sto chiedendo anche come abbiano fatto, perché non c'è stato nessun caricamento, quindi è veramente figo. A meno che non c'è stato un caricamento nascosto quando sostanzialmente è diventato tutto nero, può essere. Cioè, mi piacerebbe, è interessante come l'hanno creato, perché è veramente figo quella cosa. Veramente bello. La resa grafica e registica è veramente stato bello. E niente, abbiamo finito Star Wars Jedi Fallen Order. Boh. A parte che questi titoli di coda non ne stanno più finendo. Sono molto curioso. Secondo me non ci sarà un cazzo dopo, ne sono abbastanza convinto, però non lo so, magari c'è qualcosa che mi fa sperare in un seguito spirituale o in qualcosa di simile. Mi piacerebbe avere un altro seguito, o anche senza magari seguito, ma proprio un altro gioco, un'altra storia con lo stesso stile di gameplay, perché è veramente stato bello, veramente è stato interessante. È uno dei pochi Souls-like che funziona veramente. Anche perché alla fine non è veramente un Souls-like, perché l'unica meccanica dei Souls è il fatto della mappa, il fatto dei checkpoint, tra virgolette, dei nemici che respawn, eccetera, eccetera. Perché alla fine comunque c'erano abilità e tutto il resto. Sono curioso. Spero in cuor mio che mi diano qualcosa di succoso alla fine dei titoli di coda. E che mi faccia sperare in qualcos'altro, ma dentro di me sono abbastanza convinto che non ci sarà veramente niente, ed è finito così. Basta, cioè lui distrugge l'Holocron ed è tutto finito. Non lo so. Vediamo. Vediamo com'è. Comunque, a prescindere da tutto, è stato veramente un gioco bello. È stato veramente un gioco fighissimo.
La difficoltà si sente. Io non ho giocato a difficoltà difficile, ho giocato dalla quella normale, quella base. Però si sente comunque, perché più vai avanti, più ovviamente i nemici salgono di difficoltà assieme a te. E quindi c'è quel perenne senso di sfida. E minchia, moltissime parti sono veramente state difficili. Carini le parti dove bisognava risolvere vari enigmi. Sempliciotti in realtà la maggior parte. Poi vabbè, io sono stupido e quindi molti ci mettevo un sacco a capirli o a farli. Però in generale erano abbastanza facili. Molto carina la personalizzazione, quello è stato veramente figo, perché si può alla fine personalizzare praticamente tutto, la spada, il vestiario, è stato molto carino quello. Lo sblocco delle abilità, l'albero abilità, anche esso carino, alla fine avevo sbloccato praticamente quasi tutte le cose, le abilità attive, cioè di danno, le avevo, se non sbaglio, sbloccate tutte quelle di combattimento. Mi mancavano forse qualche upgrade alla forza, quindi la spinta più forte, eccetera, eccetera. Però alla fine quelli lì non li usavo neanche quasi mai, quindi non sarebbero stati utili per me. Però molto figo, molto bello. E tra l'altro la cosa figa è che non so se ci sarà un New Game Plus. Ecco, questo è da vedere, perché come ogni Souls-like che si rispetti c'è sempre il New Game Plus, quindi sostanzialmente tu riparti dall'inizio al massimo con tutte le tue cose, con ovviamente però i nemici con difficoltà già aumentata. Non so se c'è, forse sì, molto probabilmente sì, perché in realtà molti dei pianeti non li abbiamo neanche finiti di esplorare al 100%, quindi ci sono in giro vari segreti, varie stanze, anche gli echi della forza e della vita non li abbiamo trovati tutti. Quindi probabilmente ti danno la possibilità di continuare a giocare sostanzialmente. E anche lì va visto come, se effettivamente sarà un continuare a giocare e basta, o sarà un rigiocare da capo il gioco per ogni New Game Plus, e quindi con la difficoltà aumentata. È da vedere. Ragazzi, ma posso scendere più veloce? No, niente. Sono proprio 14 ore di di titoli di coda. Che dire poi? Personaggi carini, carini. Non tutti, tipo Sire. Sire mi è stata veramente sul cazzo sin dall'inizio, anche perché è veramente un personaggio di merda. Anch'io. Sì, belli lunghi. Veramente lunghissimi. Sire è stato un personaggio abbastanza del cazzo, perché sin dall'inizio ti mente. E poi effettivamente è l'unico personaggio che è stato reso banale, abbastanza piatto. Per me il migliore rimane Mirren, sia perché è bellissima, ma sia perché effettivamente la sua storia, il suo carattere è figo, è veramente bello. Ed è un peccato che venga introdotta sostanzialmente nelle ultime fasi del gioco. Solo per il minchia, il suo naso è perfetto, porco. Ma comunque, è un personaggio veramente bello, è veramente un personaggio bello. Bello è anche Gris, per in realtà pochissime cose, perché è un personaggio, è la vena comica sostanzialmente, quindi è divertente, fa le stronzatelle, però a metà gioco, se non sbaglio, prima di metà gioco, lui si confida con te e ti dice che non, sotto sotto non sei un coglionazzo, e quindi è abbastanza carino da parte sua. Mi è piaciuta quella uscita. E poi vabbè, BD1, che è secondo me il protagonista vero e proprio del gioco, perché lui è necessario, è veramente indispensabile per tutto. E tra l'altro senza di lui il gioco non avrebbe avuto senso, perché ovviamente di trama lui è quello che ti spinge e ti aiuta nel cercare questo Holocron,
perché appunto era, apparteneva prima ad un altro tizio, eccetera, eccetera. Quindi comunque, secondo me è il protagonista del gioco. Cal, parlando di Cal, è un bel personaggio. È un bel personaggio, carino. Bello il fatto che facciano comunque vedere parte del suo passato. Volevo vedere di più in realtà, perché non fanno effettivamente capire da dove viene, chi è, eccetera, eccetera, ma ti fanno partire dal fatto che lui era un Padawan e quindi veniva allenato. Però bellissimo, bellissimo le parti dove ti fanno effettivamente giocare nei suoi panni da bambino, e tutta la parte in cui vedi in prima persona che cosa è significato il vivere durante l'Ordine 66 è stupenda. Quella parte non si è mai vista, mai, in nessun film, in nessun cartone, in niente. È la prima volta che fanno vedere effettivamente cosa un Padawan ha vissuto quando c'era l'Ordine 66, il che è molto interessante, molto figo. Poi vabbè, cioè, l'entrata scenica alla fine di Darth Vader è incredibile. Quello mi ha veramente fatto cagare nei pantaloni, è stato incredibile, cazzo. E non me l'aspettavo, ma perché, cioè, chi cazzo se l'aspettava? Arriva, comincia a sentire l'ansimo riconoscibile e minchia, è stato incredibile. Veramente figo. Poi vabbè, ci sta giustamente che non te lo facciano combattere, perché ovviamente t'avrebbe ammazzato in un secondo, però carino, carino il fatto che comunque lo mostrino. Ci sta, alla fine è del fanservice, ma neanche così tanto buttato a caso, dai. È comunque in parte giustificato. Ma ragazzi, ma... cioè, io non capisco quanto siano lunghi questi cazzo di titoli di coda. Cioè, siamo ai voice talent francesi, ma che me importa? Cioè, tutte le lingue io mi devo fare... Ti prego, a parte che voglio vedere la doppiatrice di Mirren italiana. Adesso faccio attenzione, perché ha una voce veramente bella. Ha veramente una voce fighissima, molto bella. No, e tanto me le vado a ricercare. Me lo ricerco. Io devo sapere chi è la doppiatrice di Mirren. Polacchi. Ma che cazzo. No. Comunque, bello. Voice talent russi, come al solito. Veramente un bel gioco. Consiglio comunque a tutti di giocarlo, perché è carino. Certo, ovviamente fa molto di più per un fan di Star Wars, perché alla fine vivi le parti iconiche di Star Wars anche da un altro punto di vista, figo, molto carino. Però a prescindere da fan o meno di Star Wars, è comunque un gioco molto godibile. E che tra l'altro non serve neanche così tanto backtracking da sapere. Cioè, tu puoi anche non aver visto per forza... Eccoli. Aspetta. Eccoli. Dov'è? Merrin, Giorgia Brasini. Perfetto. Dopo andrò a cercare Giorgia Brasini. Ma comunque... Ma comunque, va bene. Giapponesi, vediamo chi la doppia in Giappone. Sono curiosissimo adesso. Chi la doppia? Sayaka Kinoshita, famosissima. No, non mi segnalare. Quindi ecco, secondo me anche chi non è effettivamente fan di Star Wars, non ha mai visto film di Star Wars, può benissimo goderselo, perché comunque le cose importanti vengono spiegate molto bene, quindi alla fine sai a cosa vai incontro durante la trama, ti viene tutto spiegato, quindi non c'è, ovvio, molte cose le capisci e le apprezzi ancora di più se ovviamente hai visto tutti i film e li sai, però è comunque godibilissimo. Credo comunque che siamo verso la fine, perché qui c'è, vedo l'orchestra adesso, tutti i cazzi vari. Però ragazzi, cioè, veramente saranno forse 20 minuti che stiamo qui con i titoli di coda. Adesso
non ho visto veramente quando sono iniziati, però secondo me stiamo veramente sui 20 minuti, eh. Sono i titoli di coda più lunghi della mia vita. Lucasfilm. Scusi, c'è un cuscino. A parte che, ecco, fammi bere, che veramente mi sta facendo male un attimo la gola. Devo un attimo rinfrescarmi tutta la gola con dell'ossima acqua minerale. Ma che buonissima, veramente, grazie, gentilissimo. Sì, sì, siamo alla fine. Lucasfilm. Siamo lì, lì, stiamo arrivando, stiamo arrivando. Qua, ma quanti, quanti? Ma veramente, ragazzi, ma tra l'altro, cioè, ho capito che vuoi fare i titoli di coda lunghissimi, ci sta, che tu voglia ringraziare tutti, eccetera, eccetera, però almeno permettimi di velocizzarli in qualche modo. Sono veramente... infatti, sono lentissimi. Cioè, dammi la possibilità di, non lo so, velocizzarli con la levetta. Tu mi fai andare in basso la levetta, li rendo veloci, perché cazzo... Sono veramente più di 20 minuti quasi che siamo qua sui titoli di coda, è incredibile. Lucasfilm Publishing. Sì, alle canzoni che sono comunque stupende. Lucasfilm Business, tutti i reparti di Lucasfilm stiamo vedendo. Ce li stiamo passando tutti. Dai, vediamo, un altro Lucasfilm, eccolo. eccolo, Lucasfilm Localization. 300.000 persone, tutte qui, che hanno lavorato a sto gioco. Addio, Star Wars 3D AS. Niente, ragazzi, sono tantissimi. Eccolo, Skywalker Sound. Bello, cazzo. Bello. Però, dai. Credo che stiamo ormai alla fine, anche se l'abbiamo detto circa mezz'ora fa. Special thanks? Sì, dai, è finita la musica. Pure le cameriere, esatto. George Lucas, oh, il ringraziamento speciale a George Lucas. Finito. Filmatino? Filmatino finale? Dai. Niente? Filmatino finale? Nulla? Zero? Veramente? 40 minuti di tutto, niente. Dai, ti prego, almeno il filmato finale. Sì, è molto bello, Axel, è veramente molto bello. Io non ti spoilerò niente, non so quanto hai visto di questa live, che l'ho finito oggi dopo varie live, ma è molto bello. Merita, a prescindere di tutto, veramente fighissimo, veramente un bel gioco. Ah, minchia, mi spiace perché sei arrivato veramente nel punto in cui è finito tutto. Spero, a sto punto spero che non ci sia la scena finale, perché sennò te la spoileri pure. Anche se, ripeto, forse non c'è. Vediamo, aspettiamo. A che punto sei con il gioco? Cioè, l'hai iniziato da poco o sei bello avanzato? Stai con il... Ma stanno ancora facendo vedere tutte le licenze, tutti i permessi. Ah, stai proprio pronto con la... sulla X? Ragazzi, ma è finita la musica, è finito tutto. Ma quante cose devono farci vedere ancora? Ma veramente... Ah, è appena... Vabbè, dai. Ah, ma non sei neanche così tanto lontano, eh. Sei quasi... Cioè, dovresti essere comunque a metà gioco, circa. Finito? Ce l'abbiamo fatta? Attenzione, vediamo se c'è la scena. Occhio, Axel. Occhio.
Vediamo. Bloccato tutto? Beh. Quindi? Oh, oh. Attenti. No, menu principale. Direttamente. Sì? La canzone... Sì, niente. Finisce così. Finisce così. Che dire? Io, Axel... comunque veramente ti consiglio di continuare a giocare perché è veramente, veramente bello, merita. E tra l'altro, meno male che sei arrivato adesso e che non ti sei spoilerato niente, perché se no ti saresti veramente rovinato tutta l'esperienza. Bello comunque, veramente molto bello. Un gioco che merita, merita sicuramente. E che spero che abbia comunque un seguito, o se non con la stessa storia, ma anche proprio un gioco appunto con un'altra storia, ma con il gameplay identico, perché è veramente molto ben fatto. E figo, figo. Scelte registiche belle, scelte di gameplay molto belle. Un gioco che comunque si lascia giocare molto bene. Vediamo adesso se premiamo continua cosa succede. Vediamo cosa succede, se ci porta da qualche parte. Ok. Ah, quindi non c'è neanche del New Game Plus. Cioè, non possiamo fare il New Game Plus, quindi. Peccato. Peccato. Va bene. Va bene, quindi non c'è il New Game Plus. Ah, dai, te la faccio vedere, ce la faccio vedere. Ho, a parte che non so se fartela vedere, comunque ho la... l'ho fatta così io. L'ho fatta tutta bianca, arancione, ovviamente. Bellina. Non ho trovato, ovviamente, tutte le cose, come vedi, non ho ancora sbloccato molti emettitori, interruttori, else, eccetera, eccetera. Però molto fighe. Vedi, non male. Tu come ce l'hai? Come te la sei fatta? Vedi, poi personalizzazioni, l'ho sempre lasciato così in realtà. Sì, in realtà è un mini spoiler se te lo faccio, però sì, dopo un po' comunque, cioè non è niente di che, sostanzialmente dopo un po' riesci a sbloccare la doppia lama, quindi è molto bello. Dopo vedi come vedi, dopo hai tutte... Vediamo se posso farti vedere il... Vediamo, te lo faccio vedere da qua. Dopo hai tutte le varie possibilità di attacchi con la doppia spada. È molto figo. Ed è molto utile, tra l'altro, la doppia spada. Vedi, tipo, aspetta. Posso farlo? No, non posso farlo vedere. Ah, ecco, aspetta, aspetta, aspetta. Vedi? Ah no, che cazzo dico, sto a fa... C'è... Dov'è, dov'è? Eccolo, tipo vedi così, che tu puoi giustamente fartela girare attorno, è molto bello ed è molto utile tra l'altro, soprattutto verso la fine perché ci sono un sacco di nemici. Vedi, ce l'hai così, anche tenendolo premuto switch da una lama a due, eccetera, eccetera. Molto figo. Niente, peccato che non c'è il New Game Plus, io pensavo che ti facessero esplorare... ti dessero la possibilità sostanzialmente di continuare ad esplorare la mappa di gioco, ma a quanto pare no. Quindi sostanzialmente, come te lo dice lui, cioè fai tutto adesso perché dopo non potrai fare un cazzo. E niente. Va bene. Ragazzi, è stato figo, è stato veramente figo, un gioco che merita un sacco, merita veramente un sacco. Bello, peccato per ricali di frame che ha veramente tanto, ha veramente in molte zone cali di frame, nonostante io ho una scheda grafica potente, ma questo ce l'ha veramente dall'inizio, ce l'ha veramente dall'inizio ed è un peccato perché è ottimizzato male sotto questi punti di vista, soprattutto su Datomir, su queste zone qua rovina un sacco l'esperienza perché ha proprio cali forti di frame.
Per il resto qualche bug c'è stato, eh? Divertente anche qualche bug, però alla fine neanche così tanti, dai. È un gioco comunque bello. Ragazzi, grazie. Adesso Axel ti lascio con il nostro buon Alessandro e noi ci vediamo la prossima volta con qualcosa, un'altra cosa. Ci vediamo. Ma prima, super spot, velocissimo, e ci salutiamo così. A dopo.